Lui è Carlo Generico, un uomo che proprio non ricorderai. Lui è Carlo Generico, forse l'avevi visto al bar oppure da qualche parte. Hai visto quelle persone che dice: ma no, questo qua l'ho già visto. Poi dice: ah no, non è lui, è uno che gli somiglia, però è un po' generico, un po' generico. Lui è Carlo Generico, questa è la sigla che c'è un po'. È la cosa che tu parli durante la sigla e si crea del divertimento, del giubilio, se posso dire. Eccoci un attimo, amici, che mi ha scritto Stefano, che devo mandare un messaggio programmato su Telegram perché sennò mi si arrabbia con me. Programma messaggio oggi alle 22:30. Fatto. Fatto. Oddio, amici, non mi ricordo una cosa, devo controllare una cosa su Discord un attimo. Comunque ciao Roby che si è andata, ho letto adesso. Allora, ancora in vocale, via di qua. Ok, niente, ho letto. Questo è il vero nome di Ste, ebbene sì. Amici, vi era mancato Carlo? Nessuno qua? Non c'è proprio nessuno. Vediamo se Albano mi ha detto qualcosa. Perché amici, Albano ci ha riempito di armi. Sto per loggare, va bene, va bene. Albano, il nostro caro amico, c'è riempito di aria. Fai vedere, c'è qualcuno sopra. Ciao, zucca! Non c'è nessuno, perfetto. Ok. Albano, no, con l'H, con l'H. Albano, no, 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 Albano, così. Ho iniziato l'attentato, non mi ricordo chi fosse, ma lo dovevo chiamare per l'attentato. Tizio col berretto nero e Totò. Tizio macchina, quello per fare le cose. Uewe è Maggi. Agenzia di sicurezza è Ciro De Rosa. E gli altri. Alano del Cane, il sindaco. Perfetto. Perfetto. Cosa sta succedendo? Perché io vedo continui ban su ban? Zucca, io non ho il tuo numero. Un altro numero, aspetta, devo vedere. Devo salvare ancora, ecco, già che ci siamo. Salviamo un po' di persone. 717-1404, credo sia Michelino. 717-1404, oh, boh, non me lo ricordo manco più. Michelino. Vediamo se è così. No, 404, poi. Oddio, che cacchio sono tutti quelli? Dov'è? Non mi ricordo qual era quello di Gabri. Sarà questo quello di Gabri? Non mi ricordo. Che casino. Vabbè, intanto cambiamo il numero. Michelino. Ho andato a starnutire. Oddio, starnutito tantissimo. Mia rubrica peggio del Vietnam, ma anche io. Allora. Poi. 4735157. Chi cacchio è? Ah, lui è l'agente dell'antenna! 4735157. Perché dovete sapere, amici. Adesso vi racconto un po' di cose. Agente antenna. Praticamente. La mia è piena di morti. Ieri io ho loggato che non c'erano tanti player e ho ruolato il fatto che volessi vedere Sanremo, ma non mi prendeva, non c'era la cosa, non c'era linea. E allora sono venuti due poliziotti che ho chiamato io, siamo saliti sul tetto, abbiamo scoperto che non c'è l'antenna e io ho accusato quegli individui là di avermela rubata. Quindi oggi, oltre a far denuncia, gli darò fuoco al coso. Gli daremo fuoco al. Al condominio. Oh no, devo soffiarmi il naso, arrivo. Ciao Zenor. Allora, dobbiamo prendere una cisterna. Dobbiamo
Io sono fissato con le cisterne perché devo riuscire a farne esplodere una. E in quale posto mi si può fare esplodere se non qua? O di fianco a noi? Da quei maledetti che ci hanno distrutto tutto. Mo, salviamo i numeri che dobbiamo salvare. Michelino. Chi è questo? Oddio. Lui l'ho chiamato io. Sì, mi ha chiamato lui. Questo mi ha chiamato lui e poi l'ho chiamato io. Ciao Biggie. Che paura, mi sono cagato. Ciao, eh. È finito Sanremo? Sì, è finito. Ascolta, ieri ho parlato con la polizia, eh. E che ti hanno detto? Perché ci hanno ciulato l'antenna quelli della Bugstar. Davvero? Eh sì, sono loro, eh. Andiamo a menarli. Forza. Dobbiamo prima fare la denuncia, eh. Prima li meniamo e poi facciamo una denuncia. No, ascolta me, piuttosto. Facciamo saltare in aria il loro coso, Vabbè, prima li meniamo però. no? E no, no, se no se lo aspettano. No, non ce lo aspetteranno. Che se aspettano due attacchi in una sera, no. Gli fai Ma il primo attacco e scusa. loro diranno, vabbè, avranno No, ma finito. allora E io facciamo facciamo il il secondo. contrario, no, no? Prima facciamo esplodere, quando sono già umiliati torniamo e li pestiamo. Ma secondo me li dobbiamo prima pestare. No, no, perché se li pestiamo subito loro denunciano. E allora mettiamoci la maschera, così non sanno che Ma siamo ci hanno noi. visto, pirla, torna qua. Non è vero, non mi hanno visto. Ma questo è coglione. Che bello che si ingrandisce la maschera. Io rimarrò qua, voglio vedere che lo pestano tutti quanti. Fate? Oh! Ci rubate l'antenna e poi mi picchiate pure? Oh! L'hanno pestato, eh. Delle botte se le prese. Porca vacca, oh. Secondo me te sei coglione, Perché? eh. Ma ti pare normale? Ma Cosa? quanto sangue ha L'hanno perso pestato quello là, loro? eh. E Ma che chi ne so è? Ma io? finché un orso si arriva, cioè anche io picchierei un orso se arriva, eh. Ma non sono mica un orso vero, è una maschera. Però è molto realistica, eh. Ah sì? Sì. Quasi vera, eh. Merda. Ascolta, quindi? E Quindi cosa? che ne so, quindi? Quindi cosa? Non è che puoi dire Non ce quindi e l'abbiamo. basta, eh. Non ce l'abbiamo l'antenna? Eh no, dobbiamo andare a fare la denuncia, mi hanno detto di passare oggi. Prova a chiamare, aspetta. Vai. Vai con Dio. Sì, Spider-Man. Senti, ma che cosa Stai significa zitto che che mi ha ci hanno chiamato, curato i aspetta. soldi? Pronto? Sono l'agente Hill, come posso aiutarla? Buonasera, sono il signor Carlo Generico del Custom. Salve, signor Generico, mi dica. Ci hanno incurato l'antenna qua, eh. È venuto a far denuncia? Ero venuto ieri, però, cioè ieri, c'era qua Gaia, no? Ciao Urbano. L'agente Gaia con un altro biondino che mi ha chiuso il telefono in faccia. Vabbè, comunque, eravamo qua, se sei sul tetto mi ha scoperto che ce l'hanno giurata, ma poi ho Chi è detto di... l'agente Gaia? Oh, stai un attimo zitto, Gide, sto parlando al telefono. Allora, intanto Porca dovevi stare vacca, oh. davvero molto calmo, hai capito? Allora, c'era l'agente Gaia e siamo saliti e abbiamo visto che non c'era più e mi hanno detto no, no, passi domani che abbiamo un'emergenza e sono scappati via. Ok, e se vuole l'agente Gaia è in centrale, quindi può andare tranquillamente da lui a fare denuncia. Oh, perfetto, Visto vado. che è già informato dei fatti. Cerco di Perfetto. assettarla Sono in caduto, mi centrale aiuti a inquisizione. salire? Sì, va bene, ma al Cine ci sono le scale, ma perché ti devo aiutare io? Scusami. Vabbè, vaffanculo allora. Vabbè, alla prossima, eh. Arrivederci. Senti, sei proprio un amico di merda, ma dove è andato Albano? Ma che amico di merda, ma scusa, non ce la faccio a sollevarti, non ce la faccio, eh. C'ho Ti ho chiesto l'artrite una io, eh. mano, ho È una capito. mano, te la staccavo, cioè me la staccavi la mano, ci provavo, eh.
Senti, ma dove è andato? Ma io ne so, è corso via di qua, manco ci ha salutato. Sì, infatti, non ho detto nulla. Chi è quello l'amo? Indietro? Ah, giusto, Albano ha provato a rubare agli agenti che erano venuti al custom. Ed è riuscito? Eh no, è partito l'allarme. È stato un casino, sono entrati dentro con le carabine dopo. Senti, ho un'idea per bruciargli sto posto. Ovvero? Dobbiamo trovare delle tute come le loro. Ci vestiamo come loro, così non sospettano. Ma sai che è intelligente come idea per una volta? Senti, hai finito di insultarmi che t'ammazzo? Adesso mi sembra esagerato. A proposito, sì, per i soldi rubati, è colpa dell'armeria, eh? In che senso è colpa dell'armeria? Praticamente, ho scoperto, mi ha detto il simio, che all'armeria hanno ciulato i soldi che ci avevano ciulato a noi poliziotti. Ma porca troia, allora sì. Praticamente, quelli della rapina, un ex poliziotto se li ha ciulati e ci ha comprato l'armeria. E allora praticamente ce l'ha ciulati a noi. Sì, ci ha fatto un furto quello, eh. Quel bastardo, adesso andiamo a bruciare il locale. Prendiamo una bella cisterna. Protettori. A proposito pure i protettori, probabilmente hanno fatto una bella sparatoria qua di fianco, eh. Ah, sì? Sì. Grazie per il follow, Alessio. Sì. Con la polizia e i trooper. Hanno fatto bene. Sì. Purtroppo, da quanto so, anche Andrea è stato colpito dalla cosa, eh. Chi è Andrea? È il giovanotto col codino, quello con i baffi strani. Non ce l'ho presa. Chi è mo questo? Ma non lo so. Chi è? Ma più l'altro il furgone di un business? Albano? Bello questo sì. Furgone, bello. Sentimi. Mi servirebbe una di quelle pistole. Oh, certo, andiamo. Quali pistole? Vieniti anche te, Alcide. Spostati magari. Però devi stare davvero molto calmo, Rubano il camion, mi seguo con quello. Ma è suo? Perché gli servono le pistole? Perché sono sue e quando le vuole le do. No, è felice, eravamo arrivati, però... Cioè, quali pistole... Vero, sono? Praticamente c'è altro delle pistole. Ah, sì? Sì, la combinazione dovrebbe essere 98 e qualcos'altro. No, non era 98, ho già sbagliato. Non la dirò mai in live. Però dovrebbe iniziare... Oddio, cosa inizia? Manco non lo ricordo. Ma porca troia, ma sei fortissimo! No, è che ti agganci, c'ho le cose magnetiche. Chi è questo, mo? Pronto? Che si chiama, signore, ha detto? Io? Ma lei chi allora. È? Allora, signor Carlo Genevico, giusto? Sì, sono io. Salve, senta, qui in ospedale si è presentato un signore che dice di essere suo amico, un certo signor Besto. Porca, è stato Berto? C'è Aspetta, Alcide! È qui in Alcide, ospedale. vai che c'è Berto in ospedale, Chi è È in eh? ospedale. Come Ah, chi è Berto? C'è Berto! Berto! Che cazzo si fa Berto in E non lo so che... Ma cosa si fa Berto in ospedale? Scusi, dottore. Non lo so, mi ha semplicemente venuto qui perché evidentemente Dove sta voleva... Berto? Ma ha detto che è appena arrivato, che non sapendo usare il telefono, non sapeva come mettersi in contatto con Porca vacca, ma lei chi è, scusi? Mi scusi, sono il dottor De André, mi scusi, non mi avevo presentato. Ah, ma ci conosci? Come fa ad avere il mio numero? Chi è che gli ha dato? Il suo numero? Eh sì. L'ho registrato quando ho mandato i vari annunci del custom. E come fai a sapere che io lavoro al custom? Come mi scusi, signore, ma se c'era il suo numero nell'annuncio del custom, l'ho registrato come Carlo Custom. È sicuro, non è che lei è uno di quelli degli amici del governo, dei poteri Ma forti. ancora, ma che cazzo, ma qui guardi, non penso che avessi mai avuto a che fare con il governo, per fortuna, perché Sì, dicono tutti sinceramente... così. Lei è una spia, lo dica. Una? Lei è una spia, perché sa che io facevo parte delle Brigate Guardi, Verdi. io, guardi, O lo guardi, ammette o vengo a prenderla. le posso dire una cosa, signor Carlo? Io non spio neanche dallo spioncino quando mi bussano alla porta, quindi non si preoccupi.
È sicuro? Assolutamente sì, io se c'è qualcuno che mi bussa alla porta apro direttamente. Quindi hai ragione in cui siamo un ladro che mi ruberà e mi porterà via tutto. Comunque, il vostro amico è qui in ospedale, quando se potete venire a recuperarlo, dato che è da solo, capite? Oh, porca vacca, da solo. Eh sì, Ma non c'è la adesso qua siamo Franca? compagni. No, Franca no, è da. Se vuole glielo va a chiedere, se mi dà un secondo. Provi a vedere se sa dov'è la Franca, va. Signor Berto? Buona fortuna. Grazie, Venga un grazie. secondo. Allora, mi chiede il signor Carlo, ma non c'è con lì la signorina Franca? La signora Franca? Ha detto che non sa chi è la signora Franca. Oh, porca vacca, che brutta fine che ha fatto la Franca. Eh sì, era la Sto nostra parlando con il badante. suo amico Carlo. Chi è che sta parlando Sì, con... Carlo. Chi è, mo, il mio amico No, Carlo? sto parlando nel frattempo con Berto anche, signor Carlo. Ah, tre chiamate in corso? Io, Carlo e Carlo? No, è qui con me, qui davanti a me, qui Andiamo da davanti a me. Siamo Berto. davanti all'ingresso Guido io. dell'ospedale, Guidi pronto. tu. Guidi tu. È davanti all'ingresso, arriviamo. Ma Ah, sta va bene? bene, vabbè, Perché in aspettiamo qui, ospedale, aspettiamo. scusi? Ripeto, perché. No, sta bene, ho bisogno soltanto di trovare qualcuno che lo aiutasse a mettersi in contatto con voi. Ma quindi sta bene, non è che ha battuto la testa? No, non credo onestamente, però adesso gli facciamo magari qualche controllo, Sì, visto fate il controllo della pressione, quella là è sempre particolare. che. Ho capito, va bene, allora aspettiamo qui, signor Carlo, va Va bene? bene, arriviamo. Va bene, appena questo. Ah, siamo in viaggio? Eh Verso dove andiamo? sì. È in ospedale. Oddio, oddio, Oh, oddio. porca vacca! Cosa? Ma è tutto a posto Ma qua, che è tutto a no? posto? Ma te dove? Perché sei dietro a te? Ma non lo so perché sono dietro. Perché mi metto davanti? Albano, dobbiamo andare in ospedale? Sì, ma secondo me finisce male. Vabbè, tu vai per cosa, come si dice? No. Per inerzia. Ma cammina da solo il camion. Oh, fermo. Che sta succedendo? Il camion cammina da solo, non capisco perché. Ma voi siete in macchina. Eh sì che siamo in Fermo. macchina. Ma non accelerate, fate inerzia. Ma non è che sto accelerando, siamo fermi. Vuoi che spenga la macchina? Sì, meglio. Macchina spenta. Grazie. Gli ammortizzatori a terra. Guarda, cammina da solo. No, 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 Ma no, non guarda che non frena, vedo non frena, niente. non frena. Non frena. Aiuto. Non frena. Oh, porca vacca! Siamo volati fuori, Aia! porca troia, che dolore. Oh, porca vacca! Chi è qua? E mo chi Che è? dolore, che dolore. Porca vacca! Chi è? Signor Generico, tutto bene? Mica tanto, siamo volati fuori dal camion. Ma in che modo? Siamo E volati per quale fuori. motivo eravate dentro quel Ci camion? stavano trasportando. Perché c'ho la cataratta, non posso guidare io. E neanche lei, signor No, lui Generico? No, io sì, sì, però lei la posso macchina è mia. guidare. Se lei ha Diciamo che l'aiuto, il signor io... Generico può farlo guidare, signora, non c'è problema. Vuoi guidare al CIDE? Va bene. Porca vacca, non posso manco più far trasportare in camion. Ma lei è Aprile? Ah, salve! Ah, Come ciao va? Aprile! Sì, Gaia vi sta Ah, aspettando. sì? Eh sì. Andiamo da Gaia dopo. Prima di andare in ospedale da Sì, io Bar. devo andare a prendere un amico. Sì. Va bene, va bene. Arrivederci, buon lavoro. Arrivederci. Ciao Aprile! Porca vacca, si è rotto tutto qua, eh! Eh sì. Fa un po' È da freschino, rifare, è chiudi il da rifare. finestrino, va! A posto? Il mio è rotto, il tuo non c'è, mi sa che non va mica bene così, eh. No, penso proprio di no. Il mio non c'è proprio troppa aria da me. L'hai la cintura che secondo me se non ce l'hai voli via, eh. Ciao Maccio, Ce non l'ho devo visto. strettissima. Ma
Cioè, respirare. Oh, stai attento, eh. Orca! Oh, oh! Ma è colpa mia oppure... Finché ti stringi la cosa, la cintura, ti manca l'aria, eh. Ma è stato un dosso molto alto quello che avevo. Ma che dosso? È che te che con... Se non respiri, ti vedi le cose strane. Cioè, le allucinazioni poi, eh. Porca troia. Ma slaccio la cintura, per l'amor di Dio, piuttosto che fare così. Va bene, la slaccio. Porca vacca. C'è la patente? Forse no. Io ce l'ho, ma mica me la sono fatta registrare. Bravo, hai fatto bene. Ecco, vede, l'avevo detto che gliel'avrebbero rubata. Buonasera. Vabbè, non m'hanno mica rubata. Ah, ma... Ciao. Ma quello è il mio bastone. Ancora con sto bastone, questo è il mio. Ma come il suo? È regolare, che non si vede. C'ho un mano io. C'ho un bastone. Ma che c'è uguale, con lei? Aspetti, vedi, è il tuo. No, non me lo dia in faccia, però. Ho capito, se no come lo vedi? Ma Alcide, lui è cieco, lascia perdere. Non faccia male con questo. E non vedi che c'ho gli occhiali da sole? E allora non è il mio. Ma l'ha trovato per caso al vanilla, questo? Ma come fa ad averlo trovato, è cieco? Ma ha regalato il dottore qua. Dottore, l'ha mica trovato al vanilla questo bastone? Assolutamente no. Ha un altro bastone? Il PG è un ex terrorista. No, perché io il mio l'ho perso al vanilla. Ha provato a chiedere a Sofia. Ma infatti, ma l'hai cercato al vanilla? No. Ma tu sei un pirla, in realtà sì, l'abbiamo cercato, non ti ricordi? No, non me lo ricordo, Ma come no? Vabbè, ma c'è la memoria di merda. No, non penso. Potrebbe essere. Delfina, come va? Tutto a posto, voi ragazzi Okay? Tutto bene, tutto bene. Noi ragazzi bene. Sì, perché noi non vogliamo mica stare in ospedale. Sì, noi lo evitiamo con tutti i mezzi possibili l'ospedale. Quindi ma che i dottori ci rubano la vita, eh? No, no, lei se vuole venire al custom, ci sono posti per dormire lì. Siete benvenuti. A proposito, io ho finito le mie pilloline per la pressione. Me ne ha dato una cinquantina, una sessantina, cosa me le tengo là? Ha fatto prescrizione? Comunque, no, faccio da solo, grazie. E ci tenevo giusto a dire che la botta dietro non mi ha fatto proprio piacerissimo. Non è che me posso pianare la rota vostra per i picca? Ma in che senso, scusi? È nel senso capio, ma porto... facciamo così, ti do questo. Vieni al custom che te lo ripariamo. Ma no, ma... Se un giovanotto impara a riparartela e te la ripari, capito? Dai, se può fare, grazie. di nulla. Questo è d'altro per le nuove generazioni future. Io alla tua età manco lo chiedevo di riparmi la macchina, hai capito? Ma dov'è Berto? Infatti, ma dov'è Berto? Ma guarda, adesso più vecchio di te, me sa. Quanti anni hai? Più di te sicuro. Oh, porca vacca, hai più di 80 anni? Mi sa di sì, aspetta, devo controllare. Poi io chiedo a mia madre. Bene. No, ma aspetta, ma è cieco, lui non sa leggere le date. È vero. Ma scusi, ma se è cieco, come fa a guidare? Ci avrei sensore. Comandi in braille, scusa. Ma chi è cieco, esattamente? Il giovanotto qua con i capelli lunghi. Ma no, forse non ha capito la dottoressa. No, noi non intendiamo di nazionalità cieca. Cieco proprio che non vede. Se sono cieco, come fare a guidare? Appunto, è quello che io chiedo. La tecnologia ad oggi è... Io mi fido. Anche io mi fido. Guardi che un cieco ha tutti gli altri sensi molto sviluppati, È tipo Spider-Man. Ma cioè, state dicendo che solo perché cieco non può guidare? Questa è discriminazione. Beh, effettivamente ci hanno ragione, Ma effettivamente io sì. Io sono dalla sua parte, nel senso che la sto discriminando. Se la vendo un po' con questi due. No, ma fuori da noi due. Adesso ci sta anche dando la colpa. È di chi dà la patente, ecco. Ma infatti, ma nemmeno me la volevo andare che l'ho cataratta. Io me la sono fatta andare comunque. Mazza, per Cataro non te vogliono da cosa. E Cataro è sul parquet la prossima volta. Ma come mai siete qua, ragazzi? Perché ci ha chiamato un dottore, Andrea. Ah, ok. Andrea.
Sì. Va bene, rimanete pure qua con noi ancora un po'. Oh, perfetto, sì. Però c'è Berto, il nostro amico, che non è mica qua, Sarà col dottore. Dov'è? La compagnia. Ma ci ha detto di venircelo a raccattare. Dov'è? Dentro la raccattà. No. Andiamo a prelevare. Andiamo, arriviamo subito, Andiamo a vedere dov'è. Andiamo a vederlo. Potevano fare amici. Ma perché urlano tutti in sta città di merda? Ma chi è che urla, scusa? Loro urlavano. Non urlavano, Oh mio, ecco. Oh, oh signore dottore. Buonasera, ciao Berto, come stai? Salve. Ah, Rusi, ma con l'asino in testa, qual è? Cosa? No, siamo vestiti rock. Rock and roll. Allora, signori, per piacere, mi aiutate a comprendere che cazzo vuole dire il vostro... Certo, amico, certo, Berto, allora, dai, Berto, per piacere, di a noi, Berto. Quello che stavi questa mattina, questa mattina è andata alla messa. No, sei andato a messa. Non è andato alla messa. Savi un po' di volere l'accesa. Ha lasciato la pentola accesa. No, savi un po' di volere l'accesa. Sì, sono d'accordo con te, Berto, andiamo, dai. Forse dai, arrivederci. Ha lasciato la TV accesa su un torneo di padel. Forse. No, probabilmente su Sanremo avrà sbagliato qualcosa. Oh, porca, ti sei perso il finale di Sanremo? Ma ti sei addormentato prima? Due macchie, che bene. Oh, non mi insultare, Ma scusa, ma scusi. Oh, un cuculo, dice a tua mamma, Hai capito, pezzo di merda. Cosa significa esattamente un tullupupu? È una lunghissima storia. Tullupupu si è stesa in piccio, un balengo, un cutulengo. Ah, balengo lo conosco, signore, lo conosco. Sì, anch'io. L'anca sbilenca, ce l'ho. Sì. Sì. Questo qui c'è l'anca sbilenca, Oh, porca, mi dispiace, dottore, Per cosa? È vabbè, per l'anca sbilenca. Andiamo, Berto. Lampadamela, ah, ho capito, la cadrega con le ruote. Adesso non ce la possiamo rilassare perché la cadrega con le ruote. La sedia a votare ce l'hanno soltanto. Dottoressa Delfino, ci serve la cadrega. La cadrega. Se puoi andare a messa, se mi può volere l'accesa. Delfino, il signore vuole una sedia a votare. Ne ho bisogno. Guardi che in Italia girava soltanto con quello. Guardi che lui, se sta in piedi più di 30 secondi, cade. Ma è in piedi da 20 minuti. Casi non ma c'è la stampella. Perché ha la stampella. Mi sente per bene il 34. Ha detto che con la stampella diventano 34 minuti. Però è lì per cadere. Non vedo perché ci sia bisogno di me. C'è il primario Lazar. Chi è Lazar? Chi è Lazar? Non vedo perché ci sia bisogno di me, c'è il primario Lazar. E dov'è? Ma neanche io posso dare la cosa da votare. Lazzaro? Chi è Lazzaro? Lazzaro? Sì, allora... bisogna aspettare. Vabbè, arrivederci allora. Ma chi è Lazzaro? Mi sono perso. Come mi pare, le ratturini, mia madre... Ho detto nel servizio nessuno dei due? Al momento non sono reperibili. Ma chi io sono in servizio, lavoro scasso. No, stiamo parlando della direzione. Ah, ho capito, non sono reperibili, significa che stanno ciulando. Oh, porca vacca. Vabbè, dai, togliamo il disturbo. Se volete ciulare pure voi, ce ne andiamo, Carletta, la mia anche perché io non sono... Abuso. No, anche perché a me non piacciono i capelli rosa, mi sono troppo di Barbie. Oddio, Abuso, dei capelli in centrale. Ah, giusto, grazie. Come vedete siamo un po' incompatibili. Grazie, Delfino. Come si dice, come mi insegnate anche voi signori, alla fine che dispetta compa. Assolutamente vogliamo, no. Solo vogliamo. Comunque, lei è un vecchio marpione, signori, Andrea. Facciamo così. Signor Bauto, mi vuole sapere sul numero di telefono, così quando uno dei due responsabili principali è disponibile le possiamo dare la sedia a hotel. La chiamo per informarlo. Ma chi è Barto? Barto, sei tu, Barto. Ma mi sei Berto? Berto, sì, vabbè, Barto, Berto. Mi sei con Mario Albertel Carboncelli, ma tipo c'è un M Berto, né? Sì. Comunque, signore, volevo aver messo nulla oppure per dire sì, ma mi l'hai fatto telefonare, che numero verso? Il suo telefonino è nervoso? Mi l'hai fatto telefonare. Non ha il telefono. No. Ah, non ha il telefono. No, non ce l'ha. Sei papà 1-0.
Non lo sa usare. Dice, se non lo so usare, non è che lo compro. Vabbè, allora, signore... no, vabbè, allora, chiami me, faccia così. Chiami esatto, me. Vi chiamo lì, signor Carlo. Esatto, va bene? Esatto, sì, sì, va bene. Va bene, allora... Cinde, noi dovevamo andare in centrale di polizia comunque, ce ne siamo dimenticati. Però andiamoci a cambiare. Ma perché dobbiamo andarci a cambiare? Per quel piano che ti ho detto. Oh, porca vacca, sì, andiamo, Alberto. Andiamo, Alberto. Sì. Duma. Arrivederci. Dobbiamo andare. Anche a voi. Cerea. Berto, senti qua, è successo un casino da quando c'è. Intanto te come sei arrivato qua? Sì, ma... Cioè, dove eri finito? Non eri con la Franca? Ma mi sai chi sia la Franca? La Badante! Come che era fra la Badante? Ma mi... Marco Ordunet. Oh, porca vacca, questo qua c'è... Cosa hai fatto all'occhio? Si è drogato questo, te lo dico sei tombato dalle scale. Come sei caduto dalle scale? Ma questo qua è stato l'aeroporto da quando siamo arrivati? Ma scusa, nessuno ti ha visto? No. Cioè, neanche noi. Ma me l'avevo pa' il telefonino, me la so... S'avevo pa' con tateve. A scappime. Sì, non c'è il telefono, non sa come chiamarci. Bravo. No, ma il problema è qui, che cioè, nessuno ti ha preso. Come sta, come sei stato là tutto il tempo, scusa? Con le gambe dritte. Oh, porca vacca, brutta storia, eh? Mi fa male piotte. Ascolta, appunto, è successo un casino, eh? Abbiamo fatto due attentati. Ah, ma chi? Noi. Kerdisna, vai re morti. Cosa? Vai re morti. Vado dai morti, no? Non voglio morire, grazie. No, la spacca pime. No, non voglio spaccarti la cime. No, la spaccapime, cu! Uè, vaffanculo te, che, eh! Ma che sei proprio il cutulengu, tu sei sti! Oh, stronzo, stai calmo, eh! E tu sei sti! Tu sei il sesto, io sono quinto, hai capito? Azzurri il po'. Devi stare tranquillo, eh! Tutto azzurri il po', guarda che mi pare il Turin mi amare il cunin, eh! Uè, ciccio, stai a posto te, eh! Che ti facciamo fare la fine della Franca. Spabula parla la lingua a Nuiaiti. Ma lingua mi chisto, E fa capito. Allora, come ci dobbiamo vestire? Hai sulle bocce, La bocciofila. Praticamente... La bocciofila. Berto. La manca. Ieri ci hanno ciulato l'antenna, non abbiamo potuto guardare Sanremo. Sì. E mo ci vendichiamo. Kerdisna, chi la gagna? I nostri vicini di casa. Esatto. No, la spacca pime, sì. Chi la gagna la competizione? Chi l'ha vinta, non lo sappiamo. Non abbiamo visto, ma Berto, te l'ho appena detto, ci hanno ciulato l'antenna. Alcide, cosa mi devo mettere? Che problema di comprensione della frase, aspetta, sto cercando. E i pantaloni? Da parla l'out. Ho 38 o 39, aspetta. Ma ti sa spapico fichetta tu? Cos'è che hai detto? Sa spapico fichetta col. Non ho capito. Era spaccapime. Ma fesse sort, Bertu. Ma questo? Che... tipo, però non dovrebbe essere proprio quello, se non mi sbaglio. Questo? No, neanche. Che cacchio? Perché da quel che ricordo ci dovrebbe essere un apposito. L'avevo visto una volta, appeso. Il nostro progetto non viene mai scritto nulla. No, questo è il 65, andiamo a streamare qualcos'altro. Ascolta, ma il colonnello c'è ancora la cagarella? Che ne so io, può darsi. Perché a questo punto stanotte lo faccio andare a cagare lì dentro, così li fa puzzare tutto. Ma dimmi un po', qual è che è più la pensione? Purtroppo per la pensione c'è un problema. Non ce la danno. Non ce la danno. Se non vuoi dobbiamo andarcela a prendere noi.
Ma scherzi? No, non scherziamo. Ti sembra la faccia di uno che scherza? Noi ci siamo dovuti indebitare, cioè al Cine si è dovuto indebitare fino no, al collo, tutti eh. Quanti, non dire stronzate. È ricoperto di debiti adesso lui. Non sono io. No, no, lui purtroppo è andato i così. I debiti sono di tutti. E intanto se devono ammazzare qualcuno, ammazzano te. Non è vero questo. Eccolo! Qual è? Il cappellino 140. No, il cappellino non lo cambio, eh. Torno a pinare a lei. Tocca rapinare? Ne abbiamo già provate le rapine noi. Da spaccapive. No, sei difficile da comprendere. Sei un tipo difficile, tu. Egli è pal colonel. Che l'era bravo. Lo so che devi parlare col colonel. È l'unico che può fare da interprete. E purtroppo c'è la cagarella. Cordisna. Corbezzoli. Cosa che c'è lì che... Aspetta, mi metto la barba finta. Ciao, Flo Flo. Ma è proprio il modello così? Così non sembro io. No, cos'è che c'ho la... Ah, ma sono scemo. Ma perché te la devi mettere? Come perché? Perché così altrimenti mi riconoscono. Ma sei sicuro? Certo, 100%. E io non me la metto, io al massimo mi tolgo gli orecchini che mi ha rotto le palle. Vai. Come Yurcin? Perché eravamo rock and roll. Ma ti sei spanafunna. Cosa? Sei spanafunna. No, non siamo spagnoli. La spaccapime, va troppo in la giacca! Mi devo mettere la giacca? La spaccapime! Senti, vestiti pure te così che facciamo un casino dopo, eh! Ma scherza, nen! No! Ma mi sei pabuna a fare le rapine! Ma mica dobbiamo fare le rapine, dobbiamo mandarci a riprendere l'antenna! Alla scora su! E... Sono le 22:51! E gentile un po'. Ti giudico. No, la spaccapime. Allora, senti me, devi prendere i 38esimi pantaloni. E dammi un attimo che sei len. Lo so che non ci vedi. Allora, dimmi. Il 38 come pantaloni. Non lo farà mai, quanto ci mette? Non l'hai poi capite. Allora, dime. Il 38, 38, ma pantaloni! 38, va bene. Ah, a me piace. Poi, prendi gli scarponi, il 24. Poi ti metti come giacca la 65. Come giacca. I guanti poi ti metti quelli che vuoi. Qual era? La giacca, la 65. Excuse me. Ok, e poi ti metti la maglietta 15. Fatta un po'. Oh, perfetto. Tesmiu, Pavaire. È finito il CD? Io no. E non so cosa sta facendo. Guarda, sembra un po' il colonnello. È un po' vero. Ah, il craiupa. Il colonnello, sì, brutta fine che ha fatto, eh. Era così giovane. Con la vista.
Cosa ha visto? Brutte cose, purtroppo. Che dispiace. Sì, sì, era un bravo ragazzo, Él era un Junot. Sì, no, non era Ugonotto. Con la capicla lì. Non lo so cosa ha capito. Era un po' troppo fissato con gli alpini, perché vabbè, il verde erano le brigate, sì, non gli alpini, Dimmi un po', Carletto. No, è morto. Ma tu sì, Alcide, mi smia un po'... Andiamo. Napule, purtroppo sì, purtroppo lì. È di sotto lui, Lo so che sono di sotto, ve l'ho sempre detto io. Non l'ho mai nascosto. Ma c'è la memoria corta, E andiamo in centrale, va? Che ci aspetta Gaia? E chi è Gaia? È un agente! Cos'è la casa di carta? Un agente? Sì, un agente di polizia. Ah! Dobbiamo denunciare il furto dell'antenna e poi ce l'andiamo a riprendere noi. Allora, scuola su. Sono le 22:55, te l'ho già detto prima. Ma ti la spacca pibe. No, ti capisco, hai detto che ore sono. No, l'hai detto che la scuola su. Te l'ho detto già. Sono le 22:55, porca vacca. Ma ti sei proprio in torlopupu. Ma tu sei in torlopupu, Ma ti sa snencola in torlopupu. Wey, modera i termini, devi tranquillizzarti con questa parlantina. Ma ti sei un piccio di merda. Oh, sei Wey, ciccio! Oh, l'ho morto da Mehmet. Wey, state accorti. Oh, non mi rubare il dialetto, bastardo. Pronto? Ciao. Pronto? Colonnello, sono il colonnello. Ciao colonnello, senti, siamo un attimo prima dalla polizia che ci hanno rubato l'antenna, quelli della Starbuck. Non della Starbuck, ho sbagliato. Di raggiungerci. Colonnello, senti, vieni qua che c'è un tizio che ti piace. Ok, dimmi dove è qua, però. È in centrale di polizia. In centrale di polizia, va bene. Va bene, ciao. Non lo conosco. Cerea, gendarme, mi sei Cosmari Albertel Carboncelle, ma ti piace a me Bertun, Va bene. Ascolta Gaia. Ascolta Gaia, dobbiamo denunciare il furto di ieri. Sì. Aspetta, stai calmo, Bertu. Dai, calmo. Vieni qua. Venga. Certo. Vieni qua. Qualcuno ha preso la chiamata? Ero io. Lei l'ha chiamata. Sì, però poi ha chiamato il colonnello, si è rotto il telefono. Vabbè. Non so che cosa ha fatto, si è fuso proprio, non si accende più. Si sieda pure qui. Oh, grazie, giovanotto. Era Carlo Generico qui in centrale. Allora, mi dica. Allora, l'altra sera stavamo vedendo Sanremo, 3 sere fa, e andava tutto. Che giorno era 3 sere fa? Il 3? Sì, sì, e andava tutto, si vedeva Sanremo. Poi, il giorno dopo, non riuscivamo più a connetterci alla televisione, non andava, Rai 1 non si vedeva. Allora, io poi ho chiamato voi, ho chiamato un po' di gente, nessuno è riuscito a venire, poi ho chiamato voi, siete venuti a controllare. E quella sopra, no, l'antenna, ci ha anciurata qualcuno. E noi pensiamo siano quelli della Bagstar. Le faccio rileggere, sì. Io voglio che la mettano sul CAD, deve essere tutta registrata giusta. Perché chi se ne frega se non è denuncia contro nessuno perché ne abbiamo detto che... Che vi ha detto che sono quelli della Bagstar che sono NPC, però voglio che sia comunque sul CAD la denuncia. Gaia? Dica. Hai capito?
Sto prendendo appunti un secondo, Ma io ho finito di parlare 10 minuti fa, A scrivere ci vuole un po' di più di parlare. Ah, è dislessico lei? No, ma chi è che dice che gliel'ha rubata questa antenna, quindi? I vicini del custom, quelli della Baxter. Quelli della Baxter, va bene. Sì, sì, ieri c'è andato anche a parlare il suo collega, il biondino. E cioè, non erano molto inclini alla conversazione. Quasi mi ha minacciato di picchiarmi. No, l'ha minacciato lei di picchiarlo. Io dopo, ma perché tra noi c'è questo legame un po' di amore e odio. Sì, sì. Che dettagli questo giubbotto antiproiettile, amici. Sembra quasi realistico. Vediamo Gaia che prende. Allora? Vorrei il controllo della mia faccia, cortesemente. Così sono i baffi, sì. Niente, quanto sto mettendo. Ok, io devo andare, signore. Oh, porca vacca, sparano! Alle armi! Sparano alle armi, pronti? Lancio la cana! Ma non ho capito! Dov'è che hanno sparato? Bellessina ha sparato. Coronello, aspetta. È quello, quello là! Andiamo! È lui, secondo me! Oh no, non è venuto di lui, io lo seguirò. Stava in tre prima. Saltate su! Du. Quello è andato contro mano, è lui! Sì che era lui, eccolo! È lui, no, adesso nel senso giusto, non è lui, no, non è lui. Sì, è lui. No, questo qua è lui, te lo dico io, è lui. Senso, è del senso giusto di marcia, no, non è un criminale. Ma perché stai seguendo noi? A nostra, che paura, mi hai fatto cacare addosso. Senti, fammi guidare, spostati. No che non mi sposto, la macchina è mia. Eccolo, è lui. È lui? Ma ci fa il clown certo a noi? Lui. Ma ha fatto il clown a noi? Vabbè, ma tu non sai proprio guidare. Ma gli facciamo il culo a questo qua, te lo dico io. Ma c'ha una pistola, noi non siamo armati. Ascolta, Susi. Ciccio. Orca. Oh, porca vacca. No. Oh, porca vacca. Orca troia. Oh. Mannaggia il cazzo. Chiama Albano, chiama Albano. Chiama il colonnello. Dov'è Albano? Non lo so. Ma ieri Albano a Sanremo. No, oh, porca vacca! Ci sta seguendo, aiuto! Ma ti dà spia la corsia sbagliata! Non è il numero di Albano, fai versione tu qua! E Bignac! Faccio inversione? Vai, adesso! Va pian per le vie, adesso c'entra! Porca vacca, mi esce il sangue dal naso! E margalupà con voi altri. Ci fanno il clown quel bastardo. Che? Colonnello. Dimmi. C'è il cinema che è venuto. Oh, cardina. Siamo in autostrada, c'è un tizio che ci punta con la pistola. Ma chi l'è? C'è un tizio che mi segue tu, in autostrada. Ho capito, ma sono stato grande, ragazzo. Vieni verso Dandy. Ma mi sento a dove parlare. Salta su un pirla, ti sta puntando. Ma su stile è il ladder. Salta su. Oh, porca. Oh, porca vacca. Va pian per le vie. Ma ci sta un signore di nuovo.
ci sta ancora inseguendo. Sì, fallito medio. Oh, porca vacca! A fangula chi te è morto. Sta arrivando il colonnello. Ecco. Ma chi era? Quello là, il colonnello. Il colonnello quello là. Ma due? Davanti a noi. Alex, tu sì. Ma che bella macchina. Colonnello, quello lì dietro, lo vedi? Colonnello, pittalo! Colonnello! Colonnello, sì, pittalo! Colonnello! Colpiscilo! Distruggilo! Dobbiamo fare un agguato! Chiama il colonnello! Ho capito! Oh no! Oh madoi! Oh porca vacca! Attenzione! Chess. No, c'è stato il gioco. Niente. Errore devo postarlo. Vanno ancora postati gli errori dei crash. Ma anche te, F, sei crashato? Siamo crashati in tre. Top. Top. Vediamo un attimo, non so. Un attimo, facciamo che lo scrivo nel server. Segnalazioni crash. Siamo crashati in... Vediamo un po'. Ho ancora aperta la scheda del Fanta Sanremo intanto. No, ho premuto proprio lo spazio nuovo. Vediamo se riusciamo a riconnetterci, non so. Chi è che si è incrasciati? Ok, niente. Quindi è rimasto Derek in game, perfetto. Derek è l'unico che non è crashato lì. Eccomi, scusate, non è entrato in camera. Vediamo un po'. Dov'è la mia auto? Non mi sento molto bene, no. Guardate che non mi carica le barre sotto, niente, tutto buggato. Devi riloggare. Ho appena riloggo dopo. Oh porca vacca! Ah, Carletto! Ma che ci fate qua? E dove sei qua? I rappapigni? Dov'è la mia macchina? Ah, la zinsima. Porca vacca! Ha trovato la macchina! Mo' rilogga... Sì, la sdamanca! Come? La sdamanca in passaggio! No, non mi fa male l'anca, grazie! No, il passaggio in macchina, la spaccapime! Ah, ok, grazie! Molto gentile! Ma anche un culo! Sarebbe brutto! No, di nuovo! L'era bella sì la macchina! Sì, era bella! Arla lì, guarda sì! Niente, lì continua a crashare! Bella, eh? È il casino? Vediamo un po'. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa.
Lì spesso la gente crasha. Io non sono mai crashato lì. Ci passo. Vediamo se. Ah, già scritto Vesper del crash. Vediamo la roba, no, teniamola giusto per fare un po' di sottofondo. Vediamo se riusciamo a muoverci in quello da qualche parte, perché sennò è un casino. No, ti prego, non dirmi che non mi carica di nuovo lì sotto. Ok, adesso le barre almeno le vedo. Però vedo black, tutto nero per sempre. Perfetto. Non vedrò mai nulla. Live di stasera è questo, amici. Devo riloggare di nuovo. Mannaggia, mannaggia. Non riusciremo mai a giocare. Infattibile. Impossibile giocare. No, ho sbagliato. Riusciamo? Dai. Tutta colpa di quelli della Bugstars, esatto, sì. Mo mi sono consumato l'antinfiammatorio, porca vacca. C'ho una sete, amici, non parlavo con la voce di Carlo da un po'. Cioè, in realtà no, ci ho parlato ieri, soltanto che, boh, non lo so, mi è venuto mal di gola. Eccomi di nuovo, ho bevuto un po'. È cresciuto pure Derek. Oh no. Oh no. Madonna. Oh, porca vacca. Ma due sugli ai tidoi. Mica lo so, io sto malissimo, Qui è. Non lo so, sarà che sono svenuto, però sto proprio male. Mi gira tutta la testa. Dov'è il colonnello? Hai cattato la macchina. È in Duma. Che facciamo? Ci andiamo? Ma... Oh, signore. Da salì la... Faccio così? Cosa? Vada un po' lì a sinistra. A sinistra? Cosa c'è a sinistra? Ah, guarda! Guarda dove? Oh, che paura!
Carlo. Ah, bravo, quindi tu, bravo, bravo. Ma due sì. Alcide. Ha avuto un attimino di... tutti l'abbiamo avuto, eh. Sì, sì. Faccio così... Ma chi non era quello lì che mi seguiva? Non lo sappiamo, questa macchina qua è la sua, eh. Avete guardato il bagagliaio? No, ho visto che comunque ci è svenuti. Era l'ader della... No, no, non andare di qui, non andare di qui, per carità di Dio. Va bene. Tutti. Non so, vuole questo dietro di noi. Ma perché già ti vai proprio fuori strada? No. Purtroppo fuori strada. Forse. Ah, ok, pensavo intendessi proprio fuori. Te. Ma c'è una macchina della polizia dall'altra parte. L'avete vista? No. Tua. Guardatela, dall'altra parte della strada. Ragazzi. Oh, porca vacca. Dobbiamo andare. Dobbiamo Dove? Andare a sparare a quello lì del PDM. Chi è del PDM? Dove? Quello lì è il incontinente, credo. Perché? Perché ha detto... macchina della polizia. Hai ma presente dove? Il mio debito? Lì. L'ho visto, l'ho visto. Oh, porca vacca, c'è la macchina della polizia lì, Turno andare, turno andare. Senti, no, è importante, ragazzi, dobbiamo andare alla concessionaria. Fermo qui, non andare oltre! No, no, niente. Niente. Non ce la faremo mai, non ce la faremo mai. Quanto passando. E che ne so, eravamo lì. Ho chiuso l'errore senza fare lo screen, mannaggia. Aspetta, faccio così. Verso sempre uguale. Un attimo che scrivo. Niente, ho sbagliato a scrivere. Aspettate. Abbiamo i vestiti buggati, forse. Potrebbero essere i nostri vestiti che ci fanno crashare, mi hanno scritto adesso. Grazie. Però scusate, crashiamo sempre allo stesso punto. Vabbè, comunque me li cambio, almeno evitiamo. Vorrei leggermi... Boh, non lo so, vediamo. Adesso andiamo a cambiarceli, basta. Evitiamo di rischiare. Oh, signore! Opla! Io sono pure malato. Ma mi sei babù! Sali! Oh, porca vacca, sto male, eh! Sali, mi devo vomitare! Ah, stai male? Andiamo in ospedale? Sì, sì. Purtroppo succede in queste situazioni. Senti, dobbiamo fare una cosa molto importante. Cosa? Dime. Ma te l'ho già detto, che dime? Ah, scusami. Allora, c'è quello lì del... c'è incontinente che mi chiede $100,000 per il mio debito. Ma io non glieli do mica. Ma mica era 20,000 il debito. Appunto, quindi adesso andiamo con i Thompson al PDM e lo minacciamo. Dobbiamo vestirci da mafiosi però, così gli facciamo paura. Vai. Prima sistemiamo questo poveraccio che sta male. Vai, muoviti veloce. È veloce, sto male, Fai lampo, fai lampo. Gabbè. Oh, porca vacca, non capisco nulla. Madonna. Oh, porca, stai più piano, Non mi spingere! Attento, devi stare. Attento, mi spingete, porca vacca. Sei proprio in balengo.
È un cretino, sì. Buonasera. Come siete carini tutti quanti in pantalla. Scusate, ma siete vestiti così? E c'era un nuovo abbigliamento per lo Santo Scarso. Esatto, esatto, sì, sì. Ma non è perché, non è perché in realtà state girando una fiction che si chiama L'ospizio di carta? No, no. Il problema è che eravamo in autostrada, abbiamo fatto un incidente, ho sbattuto la testa e adesso mi continua a girare. Adesso sì, è proprio in peggio di merda. Ok. Quanti si sono fatti male in questa autostrada? Sono io. Mico. Oh, è molto sfortunato. Oh. Salute manca la cadrega con le rue. Allora, prego, venga. Arrivo. Allora, aspetti che le affido un ottimo specializzando. Va bene, chi è? Chi è che devo specializzare? Beckett Vieniol. Becco. Dottor Becco. No. Si chiama Beckett. Becky? Beckett. Beckett c'è. Batin con la E. Ah, Bacchetta, va bene. Bat con la E, sir. Becchetta. Buonasera, Becchetta. Oh, porca vacca, mi sento male. Buonasera, piacere. È un attimo che mi sento poco bene, eh. Addio. Porca allora, vacca. Allora, Beckett è qui a esserci. Il signor come si chiama? Generico, Carlo Generico. Ah, Generico. Quindi, so, procediamo, Beckett. Ok. Che cosa si sente? Mi gira, da tutta la testa mi gira tutto. Ok, allora mi seguo. Certo, oh, porca vacca. Scusi, dottor Cox. Cox. Aia, aia! Aiuto! Sì. Porca vacca! Oddio, che è successo? Ok. Ai, anche sì. Male, porca vacca! Mi seguo, mi seguo. Dottor Becchetta, io sto male, eh? Lo vedo. Come si... ambulatorio occupato. Prego, aspetti un attimo. Madonna, che mal di testa. Devo girare in senso opposto come girare la visuale. Mister Generico, si sieda, non si affatichi. Oh, grazie, pensavo di non poterlo fare. No, ma se mi siedo secondo me era un po' tutto. Inizio a prendere questo intanto. Ma è sicuro? Non è che mi state avvelenando? No, no, assolutamente. Aia! Ma... Prenda le pillole che le ho dato. Certo. Cos'è Red Bull? Okay. No, è stabilizzare la malattia, diciamo. Qua non ha stabilizzato proprio niente. Come no? Ok, adesso mi sento un po' meglio. Ok. Allora... Vengo un attimo qui. Certo, dove devo venire? Qui di fianco a me. Mi dia un attimo il braccio, gli farò una piccola puntura. Gli farò... Oh, non inietti niente lei, eh? No, no, non inietterò nulla. Meglio. Ok. Aspetti un attimo qui. Senta, dottor Cock, io avrei anche bisogno delle cose per la pressione, le pillole. Le servono pillole per pressione? Sì. Ha una prescrizione medica? No, ma io mi autogestisco. Okay, but se lei si autogestisce, purtroppo per rilasciare questo tipo di farmaci dovrebbe comunque fare affidamento al suo medico curante, come dire. Quindi... Sì, sì, è all'ospizio il mio medico curante. Ok. Medico di ospizio, essere in grado magari di mandarci documentazione così... Potrei proseguire. Dottor Cock, guarda, non so come dirlo, ma io sono scappato dall'ospizio. Non posso contattare il medico. Ah. Sì, eravamo con la Franca, la badante, ma purtroppo lei ha fatto una brutta fine. E come mai? Brutta storia, meglio non ricordarlo. Va bene. Comunque, abbiamo fatto l'esame serologico, ha riscontrato che lei ha
il virus della vertiginite. Le vado a prendere. Lo sapevo, lo sapevo, ma perché aveva anche la Betty la vertiginite. È una brutta storia, No, con un medicinale che adesso le vado a prendere, che le prescriverò, le passerò. Ah, già che c'è, mi prescriva 50 scatole di pillole per la pressione. Magari per quello 50, deve parlare con me. Esatto. Quindi, Beckett, prosegua io con questa questione. Allora, signor generico, le spiego la situazione. Sì. Lei non può purtroppo prendere medicinali così, diciamo, scatola da 50 compresse, essere anche un pochino elevata. Ma perché mi autogestisco, me le prendo quando ne ho bisogno. Capisco. Sì, sì, tra poco sto per finire anche quelle altre, quelle per la gola. Essere caramelle con principi attivi? No, non sono caramelle, le prendo per endovena. Prende per endovena qualcosa per gola? Di che cosa trattarsi, mi spieghi? Praticamente, quando mi fa un po' male la gola, ho queste provettine qua, verdi, e me le inietto. Provette verdi? Sì, sì. C'è un blue malaria del pollo. Ne ha qualcuna con sé per caso? No, ce le ho il custom. Okay. Mi servono anche le pillole per l'artrite. Ok. Perché ogni tanto rischio che ho delle ricadute, cose così. Poi, se avete anche qualcosina giusto per un po' di varietà, così quando sto male me le prendo. Okay. Non lo so, allora. Un po' di farmaci per la febbre, qualche antibiotico. Ok, prenda questo. Oh, grazie. Allora, se me ne da un altro me lo porto a casa. No, prenda solo questo, quello che gli ho dato. Va bene. Allora, signor generico, facciamo così. Purtroppo io non le posso dare questo tipo di medicinali così da nulla, quindi magari lei potrebbe passare in una farmacia che magari le indicherò, vediamo dove essere. Ok. Ok, vicinanze CAP 576 di zona Vinewood, anzi 583, dovrebbe trovarsi una farmacia, ok? Va bene. Io voglio che per due giorni lei vada lì, si faccia controllare la pressione e portarmi... No, no, non me la faccio controllare io, E come procediamo allora se sono... Carlo, senza questo lo devo fare veloce! Scusate, sono i miei amici... prego, mi segua intanto al, certo. al desk. Sto paziente, quindi fuori ora. Però, che scortesia, però qua. E porca capito, vacca, proprio scortesia. Andiamocene. Devi fare la andiamo fattura. Via. Bene, sì. Andiamo via. Andiamo. Generico, dove va? No, signor generico. Mi date le pillole per la pressione? No. Ma prima procedere generi. Con la fattura con il signore, poi procediamo. Amici Carlo Generi, vai pure. No, dimmi. No, lei signore, No, sei B. Faccia Carlo piano generi. Con questa stampella, gentilmente. E ti dammi una cadrega culerue. Mi segua... Cosa è? Mi segua all'interno. La cadrega culerue. Cadrega. Senta, Becchetta, mi servono le pillole per la pressione. Quelle magari le prescriverà qualcun altro, io non, purtroppo non posso, ma in ogni caso adesso mi deve dare il suo nominativo e una carta d'identità, per favore. La carta d'identità non ce l'ho, c'ho la patente. Va bene, la patente. Ecco lei. Ok. Le farò una fattura. Ha per caso l'assicurazione sanitaria? No, no, io questi abbonamenti non li voglio. Va bene. Fatta la fattura, a me non è arrivata la chiamata.
E poi non so come fate voi. Primo abbonamento da 300 euro, poi dopo secondo 700 pesos e terzo 1000 dollari. No, no. No, vi conosco. L'assicurazione da noi è fissa. Sì, lo dicono anche la cartoleria. No, non si preoccupi, è proprio così. Non mi fregate, non la voglio. Che sta succedendo fuori? Ma che... Ecco qui. Fatto. Posso andare? Sì. La mia patente. Adesso le la do. Grazie. Molto gentile. Ecco, arrivederci. Arrivederci. Possiamo andare. E ci hanno appena minacciato e tu arrivi così. Ci hanno minacciato, andiamo. E gli erano già due yacht. Ma quelli di prima erano. Oh porca vacca, adesso dobbiamo andarci a cambiare. Vai, levati. Andiamo a cambiarci. Vai, Jacco. Vabbè. Guida tu. Allora, basta dobbiamo che ci cambiarci subito. Cine. Allora abbiamo andiamo deciso a cambiarci in fretta. Carlo abbiamo deciso che adesso andiamo soltanto a minacciarlo verbalmente. Poi se non accetta, domani passiamo e gli spariamo sul... Va bene, andiamo. Vai però, capito, parti però. Accelera. Veloce. Tutto bene? È morto. Colonnello, tutto bene? Colonnello. Avevo perso il colonnello, ragazzi. Oh, porca vacca. Enduma piote? Mi sentite? Adesso sì, veloce, okay, colonnello. Vado. Avuto un problema che la voce non mi funzionava. Io gli ho detto quello là di darci le cose lì per indovena del mal di gola. Mica me le ha volute dare. Ma dove stiamo andando? Ah, giusto, a cambiarci. Sì. Turna. Tornica. Tornica. No, dico turna cambiese. No, la spaccapine. E turna vuol dire di nuovo. Tornica di 180 turna. Gradi. Arrotati. Posso, via. Tutti giù. Oddio. Tu mi rotti qui. In contumacia, vai. In contumacia? Sì, l'ha detto quello lì, l'ha detto. Ma ci vestiamo... Coficuma. Contumacia, sì. No, non fumo. Cioè, fumo. No, Coficuma call. Chi è che devo? Ci cambiamo come? Devi... Vestiamoci da mafiosi. Dobbiamo fargli paura. E sei pabund, due dives... Diven poc. Cos'è che vuoi? Non sto capendo. E mi sei nen Coficuma call. No, non mi accollo. Colonnello? Colonel? Ma è morto di nuovo il colonnello? È morto, oh porca, poveretto. Era giovane. Era giovane, sì. Scarpe da vecchio. Vabbè, prendiamo queste qua. Aspetta. Vado a mettere la maglietta sbagliata. La dito non parti. Ciao, dove? Allora, braccia. Che braccia mettiamo? Queste? Tutti di un colore diverso, mi raccomando, eh. Io mi prendo il blu. Io ho preso il giallino. No, voglio c'è il verde. Se c'è il verde, mi prendo il verde. Mi dai dello scaffale, per piacere? E la giacca è al 20. Il tuo pantalone che scaffale è? Il mio? Sì, tuo. Al 20.
No, non c'è il verde. Ciao, Acitto! Accessori, c'è la cravatta. Qual è la cravatta che ci sta meglio, secondo voi, amici? Oh, questa, perfetto, abbinata al fazzoletto. Siamo pronti? Levati. Ma fagli abbinati, ma se scusa. Come, non sono elegante? No, ma dico abbinali, abbina giacca e pantaloni. Niente. Perfetto, perfetto. Visto che bello. Sei pronto? Andiamo, ragazzi. Con la mia folta chioma e il cappello non posso metterlo. Non ti preoccupare. Scusami, togliti almeno lo zaino tu. Posalo in macchina. Ma le mezzine. Ho capito, posalo in macchina però. Vabbè. Cioè, in realtà non l'ho capito, per non dire. Vabbè, ma niente. Andiamo da suo stronzo. Ascolta, ma uno di voi ce l'ha un kit di riparazione? Che non si può andare in giro con sta macchina così e fare andiamo al custom, ce le abbiamo là le cose. Ma possiamo passare più vicino a comprarne uno, aspetta. No, ok, ma dobbiamo riparare il custom, mica possiamo fare così senza niente. Ma al centro meccanici possiamo metterci lì e dargli una riparata. Andiamo al centro meccanici, però dopo. Andiamo al Bendis, così facciamo concorrenza. A noi stessi? Ma no, al centro no, subito, non possiamo fare questa figura che abbiamo senza una portiera. No, così sembriamo più cattivi, sembriamo più cattivi, andiamo. Sembriamo segnati dalle battaglie. Vabbè. Tanto il debito è tuo. Ma mi sviene la fulatria. No, la fulatria no, Eccoci arrivati. Due. Lo suma. Siamo al concessionario. Oh no, di nuovo con la macchina. Oh, lui, segui lui. È lui che segue. Bastardi. Ma le sì, ebbene sì. Fate in su. Vieni. Fatti su. Oh, porca vacca. Ascolta, Ciccio. Tiro una chiave inglese in testa, hai capito? Hai capito? Hai capito? L'avete con noi, Fatti sotto, giovanotto! Oh, porca vacca! Via, via! Indietreggiare! Ritirata! Ce ne andiamo! No, non possiamo andarcene adesso! No, ma tranquillo, se ne vanno loro! No, gli rubiamo la macchina! Rubiamo... Oh, porca vacca! Ma su sei criminale. Seguiamoli, seguiteli, andiamo. Via. Mi sa che non li seguo più, Ma poi con questa non gli riesco a stare dietro. Ma allora scendiamo, zio. Scendiamo, andiamo dentro. Allora, prepariamoci le cose da dire. Salve. Salve signor incontinente. Allora lei mi ha detto no. Che il debito. Salve, salve mi sembra troppo. Dobbiamo essere più cattivi. Se gli diciamo ascolta Ciccio. Beh, ascolta Ciccio mi piace. Dovemmo l'incontinente. Ciccio, dagli ascolta Ciccio. Esatto, bravo. Allora il debito è di $20,000 e basta. Hai Anzi, capito? Dato l'affronto è di 15,000. Dov'è? Altrimenti, qua dentro? No. Ti distruggiamo. Ma non lo puoi chiamare, che qua non ci sta un cazzo di nessuno. Apri! Ma non è lì dentro, secondo me, eh? Apri, bastardo! Ma chiamalo! Apri, bastardo! Lo chiamo io. Chiamalo. Non hai le palle, non hai il coraggio. Io per agnumbele lì. Non hai il coraggio di aprire, bastardo. La saste al cile. Vieni fuori che ti stempio. La saste. Guarda, sei fortunato che mi stanno tenendo. È fortunato, sì, è fortunato. Non mi risponde, Si cacca addosso questo. Lo chiamo, aspetta. Non mi risponde. Vabbè. Scusate, ho un'idea. Allora domani veniamo direttamente con i Thompson. Vai, basta, fatta.
Andiamo ad ammazzare quei bastardi di Bugstar adesso. Ascolta, intanto, venite qua. Cosa? Allora, se tornano quei due lì che ci vogliono andiamo sparare... Adesso andiamo a prendere i Thompson, Ma adesso andiamo a prenderli. Certo, adesso. Ma ascolta me, allora... Oh, porca vacca. Ma lì c'è un elicottero militare, eh? Ma come c'è lì? Dove? È lì? È vero, c'è un elicottero. Seguitelo, seguo quell'elicottero. Comunque, se arrivano di nuovo i due tizi lì in macchina... Mentre uno li distrae, l'altro li sale in macchina e gliela rubiamo e scappiamo via. E ci ho pensato, ma purtroppo avrei dovuto investirvi tutti per rubarla. E vabbè. Adesso c'era una situazione un po' particolare. Andiamo al castello e prendiamo i Thompson in mano, poi vediamo. Appena ci raggiungono, li cacciamo e li facciamo andare via. Qualcuno vede l'elicottero? Non vedo l'elicottero. Siamo dei criminali. Sì. Custom, in realtà, mi pare. Facciamo un annuncio, magari arriva. No, scusate, no. De Rosa e gli altri li abbiamo pagati. No, anzi, no, però io ieri non gli ho sequestrato la macchina. Mi devono un favore. Bravo. Sì, sì. Hanno sparato alla polizia. Un sequestro? Scaliamo. Non lo so, 10.000. Siamo a posto per 2 settimane. Ma non erano 3 giorni? No, era ogni settimana, no? Ogni lunedì. Ogni lunedì, sì. Tecnicamente dovremmo pagare domani la seconda settimana, però qua non si è presentato ancora nessuno, vero che non ci siamo stati... Io ieri ci ho parlato, non mi hanno detto nulla del pagamento. A posto, faccia fatta allora. Come ma non chi è che aveva messo il GPS al castro, come se non sapessi come ci si arriva? Che ne so, di questi tempi sono vecchio ricoglionito. Ma mi sei senti chi parla? Giusto, vero, sono senti. Tutti vecchi ricoglioniti. Vabbè, volevo aggiornare che abbiamo comprato un'officina, Ci siamo, al cinema si è indebitato di $220.000. Sì, sì, al cinema arriverà a breve. Ma sei il Picciu? Sì, adesso... Ma sarai tu il Picciu. Adesso 200, sono diventati 300 con il tizio lì. Ma arrivo subito, Abbiamo da bere, vero? Sì, sì, ce l'abbiamo. Madonna, sembriamo dei mafiosi. Ma col fiocchetto ti sei messo? Ma ti pare un mafioso uno col fiocchetto? Ma io mi vesto come mi pare, capito? Ascolta, Ciccio, siamo dei mafiosi adesso. E io ero un colonnello. Chi è quello? È uno di loro? Chi è? Ah, no, è... Ah, no, è Simio, ok. Scusa, Simio, è che ci sono due tizi che ci corrono addosso con le pistole, Chi è su, sì? Chi sono? Non lo sappiamo, non parlano, non dicono niente, ci minacciano e basta. Piacere. Lui è Simio. Un altro scappato? Lui è Berto. Purtroppo lui l'abbiamo perso. A quanto abbiamo capito, è caduto alle scale in aeroporto ed è rimasto lì 3 settimane. Mi sei Gosmare Alberto il Carboncelle. Ma tipo si chiama Bertu, È Bertu. Se chiama Bertu. Non ho capito niente. Lo chiami Bertu. Mi sei Gosmari Albertel Carboncelle. Ma tipo si chiama Bertu, Capito. Berto, Misel, Understrel. No, Bertu. Berto. Con la U. Berto. Arrivo, Berto. Signor Berto. Prendiamoci, 5, ma 6, se ne origa. Tanto, dopo li consumeremo. Mi ha detto che avete alcune pillole per l'artrosi. Ah, sì. Abbiamo acquisito una partita. Sì, c'ho la mia cara nonna che ne vorrebbe un po'. E è disposta a pagarle. Allora, consultiamoci un attimo. Aspettiamo il CD. Sì, subito da lei, perché ovviamente questo pirla non c'è niente. Ah, ma sei tu esimio, porca troia, mi hai fatto cagare addosso. Vieni qua, al CD, vieni qua. Tenete. Come? Oh, porca manca. Ma così? Ma così, proprio d'amblè. A tutti, anche a te. Vado a prendere i colpi. Ascolta, Ciccio, dobbiamo parlare un attimo, vieni qua. Aspetta. Amico, puoi passare. Allora, Elimio è interessato alle pillole verdi ed è disposto a comprarle. Sì. Cosa facciamo? Gliene vendiamo una decina, una ventina? Quanto le vuole? A quanto le vendiamo? Non lo so quanto le vendiamo.
Allora, io direi non meno di 2000 luna. Chiediamogli per lui quanto valgono. Va bene. Bisogna anche capire quante ne vuole acquistare, ecco. Esimio. Eccoci, esimio. Per te allora, quanto valgono? Quante ne vuoi? E quante ne avete? La Madonna, tutte, quante porca quanto valgono per te? Per me valgono almeno 2005 luna. Oh, porca vacca, anche di più di quello che pensavamo. Va bene allora, 2005 va bene. Luna. Te ne vendiamo 20. 20, quindi 50.000? Esatto. Sì. Va bene, nel caso ne trovaste ancora, possiamo accordarci per un'altra partita. Va bene. Potrebbe esserci la possibilità, dobbiamo capire un attimo. Sì. Ok, aspettate un attimo, c'è una chiamata. E nulla, è andata giù. Vabbè, mandali a me. No, che te, oh, li ho preso io, li prendo io. È giusto, no, no, è giusto. Mi dà ancora 50.000 dollari. Non mi pare, no, no. Sì, sì, mi pare, sì. Li deve al CIDE, io no, quella io sono non mie. Nulla. Comunque, datemi un IBAN e vi arriverà... 316. 229. In realtà 299, però ho sbagliato. Vedi che sei pirla, 3316. Sei manco buono. E poi mi date quei 50.000 che vi faccio spedire. Certo, sì, sì. Ma devi parlare con Alcide, è sul debito. Nominativamente è vero. Anche solo perché... nominativamente, però è mio tanto quanto è il suo e il suo. Ma Alcide, vieni un attimo. Allora, Alcide, vieni un attimo. Se vogliamo porca vacca. Vieni un attimo, stai zitto. Leggermente più mio. Allora, non dire che non è tuo, così ci dai i soldi. Va bene. È suo il debito. È mio. Quindi? Anzi, è suo anche. Mio e suo. Lui. Quindi 50.000 al 3316. Alcide, deve prendere te. Sì. Magari va anche. Vado a prendere io, vado io. Venite fuori! Oh, porca vacca. Si bastardi? Porca troia, che dove stanno? Ha buttato l'elicottero, ha buttato un camion laggiù. Dov'è che è? Vieni qua. Oh, porca vacca! Dove non ce l'abbiamo i fucili? Sì. Dici che è un'invasione? Aspetta, potrebbe. Ma chi sono lì? Non lo so, dobbiamo provare. Potrebbe essere un'invasione. Facciamo una riunione. Fammi vedere. Allora, chi di noi sa nuotare bene? Tu, esimio, dai, sei il più giovane. Vai a rubare l'elicottero, diventa nostro. Non ho Grimaldelli. E niente. Ce l'ho io i Grimaldelli, se vuoi. Passa ieri. No, quello... scusate, ma che Grimaldelli? Non so pilotare gli elicotteri. E impari. Quell'elicottero vale più di 50.000, sono tuoi se te lo prendi. No, io voglio 50.000 in contanti. E lo rivendi? Te lo diamo in 50.000 gli elicotteri, non ho capito. Guarda che gli oggetti Bertu. Hanno valore, eh. Bertu. Dimmi. Vai Bertu, vai tu. Vada. Ma Bertu è zoppo. Sei Pabù. È vero, lui è zoppo, non riesce a guidare. Ma c'è qualcuno a bordo? No, no. Basta uno che sappia guidare l'elicottero lo tira su. Io guidarlo lo so guidare, ma non so, non ci arrivo a nuoto là, Ma a Culunel, se spabunti... Prendimi in spalla, esimio, mi porti lì e lo guido io. Ma sei un Culunel. Ce la facciamo in spalla? No. Secondo me sì. Alpini, vi io non penso, però vai, provate. Sì. Ti lascio la cosa. Da chi lasci l'eredità? No, tieni qua prima che fai di perderlo. Oh, signore. Vado. Diamo. Sì, hai su i Grimaldel, bene sì. Pronto? E andiamo. Come stai, caro? Oh, signore. È andato giù. È affondato, porca vacca. Perché siamo venuti qua? Ti ripiglio? No, che arriva da sott'acqua poi. Andiamo piano piano.
E niente, è spawnato, no. Questi qua sono sicuro degli attentatori, ma non sanno che lo ero proprio io. Oh, porca vacca! Venite, presto. Ma c'è Albano! Albano? Missione abortita. Dov'è? È sotto! Salite! No, si è rotta la ruota. Porca vacca! Ma... E c'è Albano! Ma che ci fa lui qua? Lo prendo, lo prendo! L'ho preso! Vai, aspetta, vai, scusami! Vai, è Albano! È Albano! Oh, porca vacca! Ti tengo da sotto! No, no, è un altro Albano! Che cazzo c'è? Non è che ce l'aveva lui l'elicottero? Questa potrebbe essere una stronzata da Albano, tantissimi! Oh, porca vacca. Però qua devi chiamare un'ambulanza, aspetta. Ma che ambulanza? Questo qua è diventato un terrorista ormai, sta seguendo le mie orme. E vabbè, ma noi diciamo che lascialo qua, così. Lascialo qua. Carlo, no, portiamolo davanti al caso. Lo vorrei lasciare, lo vorrei lasciare, non riesco. Non riesci a lasciare. No. Io ti dirò un'altra cosa, andate a prendere una macchina, andate a prendere una macchina. Sì. Non riesci a lasciarlo. C'è troppo papà. Affezionato. Andate a prendere... Non rubare niente, lascia ad Albano. Ma l'hai tieni. Lo so, ma non ti preoccupare, abbiamo un'officina, riusciamo a campare con l'officina. Ma mi dai pare officina? No, l'officina ce l'abbiamo. Vai andate a prendere la macchina. Cutegri, Maldelli, la pistola. Andiamo. Non rubare niente, che tanto questo qua è con noi. Cos'è che hai detto? Non ho capito. L'hai papia niente. Oh, bravo. Ma dov'è Esimio? Ma che hai da pialo? Sei pa' chi il culunello, l'alcide, sei pa... Ciao Esimio, oh porca... Ci sto mettendo ad arrivare. Ma voi... Oh, vedete? Perfetto, è giù, è giù. E niente. Dov'è? È finito. È di là. Aspetta, ma io l'ambulanza la chiamerei. Inizia a chiamare, va. Sì, sì. E niente. Dov'è? È sotto qua. Dove sta andando quello? Esimio è qua sotto, eh? Non era qua sotto. Allora, bene lì, guarda, guarda. Preso? Io credo di sì. Sì, sì, è qua, qua. Batti 5, Albano! Perché l'hai messo in macchina? È così, l'ho portato in ospedale. Ma vengono per i medici. Sta arrivando l'ambulanza, lo porto davanti al custom. Venite lì. Andiamo. Allora, c'è una macchina buona? Sì. Perché Albano non vuole farsi registrare, lo dobbiamo prendere e farlo scappare dall'ospedale appena lo salvano. E dovrei avere anche il camioncino, al massimo lo aspettiamo sotto dalla parte opposta e... Bertu, di qua, dove vai? Sì, scusa Sofia, ero un attimo impegnato. Come va? Oh, quanto sei atletico. Finito. T'è finito. Perché dove è andato? Bertu?
Bertu? Dov'è? Voleresti? Di qua vieni. Le paviste. Sembra un boss mafioso. Meglio che non ti dico cosa smiesti. Cosa? È meglio che non ti dico cosa smiesti. Cosa? Che se non è tua, è mia. No, ti la spaccapime. No, non ti ho capito. L'hai capito che la spaccapime. Ma dimmi un po', mi due dormo. E dormi qui con noi, al nostro cucina. Qui dentro. C'è il letto, sì, sì, ci sono. Va bene, va bene. È morto? No, no, sembra... Oddio. No, no. Cosa? Ma... Oh, signore. Ho detto di averlo visto dietro di te prima, Bertu, invece laggiù. C'è qualcosa che non può portarsi dietro? Sì, la pistola, ma la pistola senza colpi. Che se ne fa di una pistola senza colpi? E non lo so. Minacciare. Chi è che ce l'ha la pistola? C'è lui? Sì, ce l'aveva. Come ce l'aveva? Adesso chi ce l'ha? Ce l'ho io. Ah, ok. Chiata da te. Comunque sì, lui ha lasciato quel camion che vedete laggiù e poi si vede che nel rilascio gli si deve essere danneggiato l'elicottero ed è sprofondato in mare. Oh no, l'altro elicottero? Sono tornati? Che elicottero? Saranno i medici forse? Credo di sì, è rosso. Eccoli, eccoli. Sì, sono i medici. Sì, alle sì. Eccoli chi? Ci mettevano molto di meno a venire in ambulanza, secondo me. Sì, secondo me pensavano fosse in mezzo all'acqua. Vabbè, aspettiamo che atterrino. E sono lenti. Ma con l'efficacia il CIDE. Il CIDE... Oddio! Buonasera. Ma... Alle palci, Carmelo? Chi è successo? Che è successo qua? Carmelo, guarda, c'è Bertu! C'è... Beh, quando è arrivato questo qua? E hai presente che non lo trovavamo più dopo il volo? Sei tombato le scale. E sì. Le scale, è rimasto lì una settimana, due, quant'è che è passato? Mamma mia, una settimana. Sì. Ascolta, ma te perché sei vestito così? E io sono appena arrivato io. Ma smi è un paiazzo, dove sei stato? Sono stato sulla luna io. Al Carmelo. Oh, porca vacca, bravo, come hai fatto ad arrivarci? Sì, e ho vinto un premio, è presente quelle riviste che compro sempre al mini market. No, Crayupa. Praticamente prende la rivista e ho vinto un premio. Senti, noi invece ci siamo vestiti così perché dobbiamo fare i mafiosi. Oh, dobbiamo cambiare un'altra volta stile. sì. Mamma mia. Qui... Hare Krishna, altrettanto a te. Spaccative. Nessuno mi sa che capisce. E comunque, Carlo, ho salvato anche il vostro amico. Sì, bravo, debito, eh. Facciamo che pari e patta e mi date quell'altra cosa. Che altra cosa? Quella per cui abbiamo concordato. Beh, è il momento di parlare con il dottore. Finché tanto non... No, aspetta, mi sono perso io, Allora, appena arriva ambulanza lo recuperiamo, lo tengo stabile nel frattempo. No, grazie, dottore. Cos'è che debito? Non mi ricordo mica. Scusa, voi mi dovete 50.000 dollari. Sì. No, grazie, ti devo proprio niente. Ti deve al CIDE, non noi. Al CIDE te li deve dare, io dico niente. Facciamo visto. Ok, allora... Tutto bene? Sì.
Ok, bisogna sperare che non si tratti di un'ipotemia di livello avanzato. Scusa, ma chi è quello là? È Albano. È Albano. Si sbrighi, prenda barella e venga qui. Non ha preso bene, non è stato invitato a fare. E non l'hai visto forse. Era in elicottero, a quanto pare caduto. Ma poi non c'è stata l'antenna. No, ho fatto la denuncia. Ah, giusto, Carmelo, ci hanno giurato l'antenna quelli della Bugstar. Beh, scusa, non potevi guardarlo sopra internet come ho fatto io. E bene, anch'io, vedi. Ma mica so come funziona internet. Potevi chiamare noi. Ma scusa, mi ha fatto mettere da giovanotto qua. Volevamo farlo, ma quando l'ho chiamato c'è stata una sparatoria. Beh, scusa, Ok, Nicoletta. Allora, c'ha delle coperte termiche. Nicoletta, non so che fine abbia fatto. Mia, ti aiuto Nicoletta, a metterlo sulla domani barella. Sera per il car wash. Vi ricordate, vero, che c'è il car wash domani sera? Giusto, domani sera c'è il car wash. Il car wash domani sera. Grazie, sì. Signori, noi scappiamo. Salve, certo. Salve. Grazie, ma che abbiamo fatto? Perché ci hanno ingrassiato? Che abbiamo fatto? No, quello non può essere registrato. No, è stato già registrato? No, no, dobbiamo andare a prenderlo. Bertu? E dime, sai fingere un infarto? Cordista. Ma basta che uno di voi vada con lui. Mi è diventato il ghiaccio all'improvviso. Ma scusate, basta che uno di voi vada con lui, entri dentro l'ospedale, si accerti le sue condizioni. Quando sta meglio, lo portate dall'uscita di sotto e io ci sono. C'è il mio camion e andiamo via con quello. Andiamo. Una meraviglia incredibile. Andiamo. Dai, poco tempo. Dividiamoci in due squadre. Io e Carlo andiamo sulla macchina di Alcino. No, perché ci sono. Ah, no, va bene, va bene. Sì. Andiamo. Guidare tu? Sei sicuro con la cataratta? Certo. Va bene. Recupere, sì. No, no, questa non. Cioè, per due. È per due, non puoi. No. Bello quel camion del stile team. Lo voglio. Lo voglio. Lo devo comprare. Andiamo. Che macchina di merda, due posti. Sì. Vabbè, ma tanto di Alcide, puoi anche schiantarla questa, adesso che ci pensi. Ci sei indebitato pure di $100,000, eh? Ho vinto! Sì. Quello lì voleva che andassimo con... Oh, cazzo, si sta portando dietro i Thompson! Oh, porca vacca! È un casino, eh? Va bene, non li estraiamo, non li estraiamo. Non li estraiamo, se la situazione lo richiede, li estraiamo. E tanto non mi hai dato dei colpi, io lo estraggo e faccio cosa. Manco io c'ho i colpi, ci deve Alcide i colpi, mica io. E niente... Devo sperare che non si arrivi a sparare. Ho anche una pistola, non ti preoccupare. Sono un deterrente. No, ma io c'ho la pistola. Ed è carica? No, non ho i colpi, però ho anche la pistola, in caso serva. Ho capito, ma me faccio un baffo che tu c'abbia la pistola. Vabbè, però se serve ce l'abbiamo. Ma capito, fa più paura un mitraglione che una pistola. No? Sì, ma anche perché è una pistoletta piccola. Allora, facciamo così, quando lo tirano fuori... No, io non voglio esserci se tirano fuori, No, no, non mi interessa vedere cosa... No, no, non è nei miei gusti, no, non mi interessa. Ti uccido, di no. Carlo! Ti uccido con questo dildo che ho trovato nel cassettino portaoggetti di Alcide, hai capito? Perché Alcide c'ha un dildo nel portaoggetti, scusa? Non lo so, ma non mi interessa. Vabbè, non interessa nemmeno a me se lo tira fuori, se c'è il dildo, chi se ne frega, non lo voglio sapere, capito? Sono loro! Chi? Sono questi qua! Ma vai, che dobbiamo delle armi... Cosa fai? Scendi! Ascolta, Ciccio, dobbiamo chiarire la situazione, No, non serve fare botte, non serve. Facciamo a casa, va bene, arrivederci. È chiusa questa, Aspetta. Non c'ho, no, i grimaldelli. Ci li hai dei grimaldelli? Ci servono dei grimaldelli, No, aspetta, sono tornati. Tiriamo fuori, scegliete con i mitraglioni, scegliete con i mitraglioni. Scendiamo. Ecco la tele. Fuori dalle palle, capito? Vi distruggiamo, se no. Bella serata, Io faccio il meccanico e il custom. Ah, sì? Sì.
Voi come mi chiamate, giovanotti? Beh, bei nomi, sì, ottimi. C'era un ragazzo che conoscevo che si chiamava Paolo. Era un giovanotto, c'aveva 70 anni. Faceva il giardiniere all'ospizio. Io mi chiamo Luigi. Piacere Luigi, conoscevo anche Luigi io, eh. Era l'elettricista, sì, stava con la Betty, quella bionda, la conoscete? No. Quella lì con le ginocchia a punta. Quella a caschetto biondi. Sì, la ginocchia a punta. Quella là, sì, quella là di 72 anni. Vabbè, stava con Gigi, che faceva l'idraulico. E vabbè, questo Gigi, che era giardiniere, si occupava un po' dell'ospizio. Sì. Sì, poi... Oh, porca vacca, c'è il trooper, quelli là ce li hanno con me, ce ne andiamo per piacere. I trooper sono proprio dei rompicoglioni, eh. Sì. Sì. Vabbè, comunque, chi state facendo il video? Stanno questi coglioni pure a me. Porca vacca, brutta gente quelli là, eh. Sì. Bella pistola. Grazie. Vabbè, comunque, questo Gigi, che era appunto l'idraulico, teneva d'occhio il giardino. Sì. E quindi, quando faceva un po' l'elettricista, sistemava le lampadine. Ma faceva l'idraulico, così. L'elettricista o il giardiniere? No, non faceva nessuno dei tre, era meccanico lui. Ah, meccanico. Ma seguite un attimo il racconto, porca vacca. Mi ero perso. Mi stanno chiamando, chi è? Non risponda. Carlo? Pronto, chi è? Le sparo. Devo mettere giù Luigi, ma non rispondere, ciao. Era esimio. No, senta. Qua... Ma voi chi siete? Che lavoro fate voi, giovanotti? Nel turbino. Nel turbino. Sì, facciamo le pulizie. Anch'io. Pulizia però un po' più drastica. Ho una bomba atomica io. Sì. Ma vuole della spazzatura? No, grazie, sto bene. Cioè, dipende, che spazzatura avete? C'è dell'uranio, per caso? Proviamo a guardare. Vedete un vai, po'. Vai, accosta un attimo, vediamo se c'è qualcosa. Oh, porca vacca! Oh, che cazzo scappa qua? Cazzo. Ci hanno cercato di ammazzare. Chi è che è stato? Non so. Sapete benzina, cazzo. No, non era benzina, era acqua. No, sapete noi benzina. Stiamo perdendo benzina, vabbè, dai. Stiamo perdendo. Facciamo altra benzina. Aspetta. Oh, porca vacca, per la fuoco! No, devi fermarti. Non posso fermarmi. Corri. Scappiamo dalle fiamme. Corri, giovane. No, se corri è peggio. E che fare? Dobbiamo scappare. Le fiamme ci inseguono. Mi sono già stato in una situazione del genere. Ci vuole calma. Dobbiamo quando... tappare il buco. Ok, non accelerare. Allora, cosa facciamo? Lei sa aggiustare i buchi? Certo. Cioè, aggiusti il buco. Aggiusti il buco. Porca vacca. Un attimo. Dov'è che? Non accelera. Se accelera siamo fottuti, eh. Allora, mi serve un trapano. Trapano? Ce l'abbiamo un trapano? Oddio. Guarda. Dov'è che perde? Vediamo cosa c'è qua dentro. Io non so qual è l'emote per sdraiarmi sotto. C'è della spazzatura se vuoi. Allora facciamo così, prendi la spazzatura. Sì. E asciugaci la benzina. Va bene? Sì, Nick 2. Sì. Va bene, ok. Ce ne metto un'altra po'. Così credo. Porca vacca. Ho sbagliato. C'avevamo un po' di spazzatura. No. Serve qualcosa?
Allora, mi servono tre viti. Tre viti? Sì, eccole. Sì. No, ce ne ho tre precise. Tre precise? Allora, sì, aspetta. Sì, aspetta che torno sotto. Allora, passa qua. Prenda, prenda. Volete una macchina donna o uomo? Come la vogliamo? Donna o uomo? Uomo, ok, allora mi serve un'altra vite. Cazzo, allora donna. Se va bene donna, mi serve un trapano che faccio il buco. Forse è più facile trovare un'altra vite. Vedete se ho trovato un'altra vite nei sacchetti. Sì, ecco la vite. Oh, perfetto, la ganna. Ci avete un po' di colla? No, colla no. Un saldatore? Sì, quello ha voglia. Eccolo. Oh, perfetto, passa qua sotto. Ecco qua. Perfetto. Ok, adesso la vostra macchina è uomo, possiamo andare. No, salga dietro. Scusa, sei appena arrivato, nemmeno saluti. Chi è che ci lancia la spazzatura? La sta tirando fuori dal bagagliaio. Aiuto, sono bloccato. Ci credo, in mezzo a tutta quella monnezza. Scenda, salga dietro, per favore. Questo arriva, nemmeno saluta, sali dietro. Ma come ti permetti, giovane? Ma io mi sembra di averla aiutata abbastanza. Andiamo. Vabbè, io guido allora. Va bene, andiamo. Ma che cazzo hai fatto? Andiamo. Andiamo. Dai, Luigi, mica facciamo aspettare te. La mia spazzatura. Oh, sta mandando un messaggio. Ma che? Ho detto che stiamo cercando l'uranio. Ah, nella spazzatura, sì, sì. Sì, ci serve l'uranio, porca vacca. Certo. Andiamo a chiedere a qualcuno l'uranio con il pistole, vediamo se c'è l'uranio. Va bene, ma io non ce l'ho le pistole. No, ce l'ho. Ah, perfetto. Quella mi sa che è della concorrenza, Chi era quello? Non lo so, però un meccanico, non è dei miei. Sapete, noi abbiamo trovato il custom, l'abbiamo comprato, ci siamo indebitati, cioè ci siamo. Purtroppo arcide del capo. Vediamo. Oddio, ma ho scoperto la pistola, ma incredibile. Ha tirato a fare la pistola, quella. Buonasera. Assurdo. Ci servirebbe dell'uranio, ce l'avete? Perché la pistola fuori? Uranio? Ah, voi parla finalmente? Sì, uranio. Sì, quando serve. Ma voi siete rumeni, giusto? No, io sono... Niente uranio. Non ce l'hanno, Gigi, possiamo andare. Andiamo. Niente uranio. Vabbè. Porca vacca. No. Lo trovare in fabbrica a nord. Piena da sta macchina. Fabbrica a nord, andiamo. Piena da sta macchina. Come scenda? Ma non è mia, scusate, mi ero confuso. No. Eppure la macchina vuole. E pensavo. Chi è questo? Sì? Che? Cosa è essere successo con ragazze? Chi sono le ragazze? A mio officina. Niente. Ma... Niente. Che è successo? No, avrei fatto rissa, ragazzine. Ci minacciavano, dicevano se le palle scendi, e poi sono scesi e sono scappati. Ma dove cazzo sei? Chiamo il Vanilla Unicorno. Ma cosa sei diventato amico dei tuoi sequestratori? Sì, no, non mi hanno sequestrato, stiamo cercando dell'uranio. E tu in un momento delicato come questo devi cercare dell'uranio che devi portare al vano. Ma ci hanno accusato di picchiare le Albano, aspetta, andiamo a prendere Albano, arriviamo. Dov'è che è? Ma scusami. E siamo all'ospedale, gli altri sono sotto in posizione, io e Berto siamo qui sopra, che cerchiamo di distrarre. Che picchia le bambine, aspetta che ci stanno accusando di picchiare le bambine. Come? Non lo so, me l'ha detto Gigi, ma io non ho picchiato nessuna bambina, io sto cercando l'uranio impoverito. Ma quei due parlano, quindi... Quello del meccanico ce l'ha detto, Aspetta, il meccanico c'ha l'uranio? No, non c'ha l'uranio, ci ha detto che picchiamo le bambine. Ah no, è il meccanico che ha picchiato le bambine. Ah sì, no. Sei tu un meccanico? No, effettivamente anche io sono un meccanico, ma non parlavano di me. A picchi le bambine. Comunque, ma dove cazzo sei? Aspetta, Gigi mi ha detto che l'altro dei due picchia le bambine. No, ma tu al Gigi? Telefono. Gigi è quello che non guida. Ma quindi parlano quei due? Certo che parlano, sono delle persone, mica sono tutti muti al mondo, Ho capito che ha cercato di parlare con loro per mezz'ora. Cioè,
no, non solo ci accusano di picchiare bambine, ma pure che siamo muti. Eh sì, sono proprio loro due che picchiavano le bambine, l'ha appena detto Gigi. Ma noi non l'abbiamo mai fatto. No, non l'hanno fatto, scusa, mi sono confuso, colonnello. Le picchiamo veramente, così dopo... Andiamo a picchiare queste bambine, dai, almeno... Vogliono andare a picchiare le bambine. Almeno ci hanno ragione a dirlo. Eccomi qua, sì, sì. Conta, dov'è Albano? Ma che è sto vecchio con i capelli bianchi? Il colonnello. Vecchio bastardo, dai, andiamoci. No, no, il colonnello. Non dei Trooper, il colonnello dei Trooper è un bastardo. Lui è il colonnello degli Alpini. Ma mi pigli per il culo o cosa? Ma mica guido io, Hai capito? Potevi scendere. No, infatti... No, vorrei guidare io, ma non mi fanno guidare, perché c'ho la cataratta. Sì, ma perché va in giro? No, infatti, guida Mario. Ah, si chiama Mario il guidatore. Sì, sì. Ecco, tu, Gigi e Mario, mi spiegate... Perché state andando in giro a cercare. Ascolta, chiama Gigi, non lo so perché stiamo cercando l'uranio. Gigi, mi puoi dare il tuo numero? Tu stai cercando l'uranio. No. Non vuole essere chiamato Gigi. No, non voglio il tuo darti il mio numero. Che fatica con te, Carlo. Almeno offrimi da bere prima. Ma cosa? Non ho fatto nulla, colonnello. Sto solo cercando l'uranio. Sì, ma abbiamo altro da fare che cercare l'uranio. Lo so, ma infatti adesso veniamo a prendere Albano. Dov'è Albano? Scusa, non mi hai visto Albano? In ospedale? Sì che ti ho visto, ma mica c'è Albano lì, eh? Ma sì che è qua! Oh, porca vacca! Ragazzi, andiamo in ospedale, dobbiamo prendere Albano! Ma chi è Albano? Albano, scusami, è un mio amico! Ma secondo te io ero qui per cosa, imbecille? Mario? Stiamo arrivando, prendiamo Albano, dov'è? Allora, il piano è questo. Noi qual è il piano? Medici sopra, e gli altri lo fanno uscire da sotto. C'è un piano? Va bene, allora andiamo sotto, sotto l'ospedale. Cerchiamo in posizione pure noi, colonnello. Perfetto. Vai, vai, fate la distrazione. Ok. Perfetto. Allora, Albano è un... Ho sentito di un piano, ma che piano? Allora, non so se intendi un pianoforte. In caso no, abbiamo un piano per far evadere Albano dall'ospedale. Ma perché deve evadere? Perché non deve, non deve essere registrato. Ci pensiamo noi. Come ci pensiamo noi? Cosa facciamo? Qual è il piano? Entriamo in ospedale e lo facciamo uscire. Ma siamo qua in posizione, ci sono sopra che stanno simulando l'infarto. Lui scappa sotto, noi lo prendiamo e scappiamo. Vabbè, vabbè. Oppure entriamo mascherati con le pistole e li facciamo uscire tutti. Ho un po' di problemi. Ha problemi alla vescica? Mi sa di sì. Oh, povero Gigi, a questa giovane età. Dove è andato? È a pisciare, l'ha appena detto. Ah. Mario, ascolta per piacere. Sì. Dopo dobbiamo fare anche benzina a sta macchina. Nessun problema, ci penso io. Ah. Alla tonica? Certo. Dove? Ah, la tonica è vuota. Ah, E che cosa ne sapevo? Non è vuota. Sì che è vuota. Non è vuota, mi prendi in giro, guarda. C'è ancora un po' di benzina. Allora fai benzina, non so che dire. Che problemi hai, Mario? Se fai benzina con questa macchina. Fai benzina. Ma guarda te. Guarda pure i soldi da me. No, è vuota. Ma va? Ma cosa ti ho detto, Siamo un benzinaio. Ma dove sto Albano? È dentro l'ospedale, mi stanno chiamando. E dove va il benzina? Colonnello? Sì, ascolta una cosa. Ho bisogno che tu venga sopra, perché Bertu non so più dov'è, non ho il numero e ho bisogno della tua abilità nello sparare stronzate. Arrivo, dobbiamo andare in ospedale, ragazzi. Facciamo benzina e arriviamo. Ok. Anche sbrigati che lo stavano rianimando, ormai ti stavo facendo delle domande. Oh porca vacca, dobbiamo muoverci, ragazzi. Su su. Usate due pompe alla volta. Spegni il motore. Sì, lo faccio io. Dai, facciamo tutti quanti, così facciamo prima. No, non. Cosa devo pagare io? Vai, vai, tutti. Vai, fai benzina, versa. Va bene, verso. Vai, tutti insieme. Vai.
Ciao Dondi. Penso sia perfetto. Ah, è piena, è piena. Dobbiamo andare in ospedale in fretta, abbiamo di sopra stavolta. Oddio, sto portando... No! Ma perché? Aspetta. Povera macchina. È bellissimo tutto questo. Allora, dobbiamo far finta di essere gli idraulici, va bene? Va bene, va bene. Piano di sopra. Sì, sì, è piano di sopra. Entriamo, diciamo, no, che ci posso, sono... Posso farlo io. Cosa, l'idraulico? Eh sì, sono vestito un po' da idraulico. Ma se lo dici te, a me sembri più un pirla, non lo so, non un idraulico. Andiamo. Perfetto, andiamo. Che sta facendo Mario? Si caga addosso? Sto chiudendo la macchina, ok. Si chiudete lì, cioè c'è un tasto segreto per chiuderlo. Ah, bello, queste sono macchine di ultima generazione. Quando sì, si scorda le chiavi, sì, sì. Le mie c'hanno ancora la serratura col lucchetto, E come ha fatto questo Albano? Albano c'ha il barbone, è giovane. Giovane. Sì, sì. No, vi preoccupate, questo qua si chiama Gaia. Salve. Buonasera. Carlo. Dimmi. Salve. L'abbiamo soccorso. Vieni, andiamo. Possiamo andare. Chiamo gli altri. Il signore è un falso? Sono un idraulico. È un idraulico, sì, sì. È un falso idraulico. Ma io ho riparato il bagno al signore l'altro giorno. Esatto, sì, al custom. Allora vediamo, mi levo la porta a fare un giro, vediamo dove si trova. Allora andiamo nei bagni, quindi? O prima nei bagni? Dove, secondo lei l'idraulico dove si fa? Se trovi questo Albano. È già uscito Albano, il signor idraulico. Io quindi non certo, sì, sì. No, andiamo da qui, prego. Però scusi, solo lì, quanti cazzo di persone? No, solo l'idraulico, scusi. Gli assistenti. Ho capito, poi fa un tubo, ci vogliono tre persone. Scusate, ma quante cazzo di persone ci vogliono? Perfetto. Scusa. Quest'altro è il mio. Allora. Venga, così. Ho capito. Venga qui. Un attimo, colonnello, stiamo distraendo i medici, arriviamo. Ma l'abbiamo già salvato, non dovete. Ok, nessun problema. Facciamo un attimo l'elemento di estrazione. Sì, sì. Ok, sì. Non se ne sono ancora accorti, tranquillo. Accorti di che cosa mi devo accorgere, signore? Mi scusi. Perfetto, dai, ripariamo, Gigi. Non sto capendo. Comunque. È questo il tubo che perde, signor Vidalco? No, questo qua lo facciamo perdere noi, perché sennò si vince troppo. Bisogna fare un pareggio. Esatto, bene. Sì, ma dobbiamo sì, bilanciare. Pareggiamo. Prova a fare un buco lì nel tubo. Sì, ma non è che lo dovete sfalsare il tubo. Ho capito perché ha rotturato. Era pieno ma di... che cadono? Stavano sono? Tutti dentro, shampoo. Stavano dentro il tuo, mannazza. Posso usare la doccia? Guardi, signor idraulico, le dico, quella è colpa delle colleghe... secondo me... Che nel water buttano di tutto. Vai, guarda, vada, si faccia... Grazie. Ma scusate, ma cadono pure i cazzo di shampoo. Finché mettete in disordine, ovvio. Ma questo io vi posso dire, signori, non è colpa nostra, ma è colpa... Ma non è colpa nostra, quella è colpa delle colleghe. Guarda, quelli là sono tutti i vari bagnoschiuma, all'aloe, alla merda di pecora, all'intestino di maiale, tutte quelle... Sì, stiamo sentendo un medico che parla vanvera, tranquillo, proprio arriviamo, Vabbè, possiamo andare. Sì, finiamo di fingere, ce ne andiamo, tranquillo. Ci vediamo al custom. Ok, non ti preoccupare, quelli abbiamo fregati. Perfetto. Tutti, andiamo. Andiamo. Che sta succedendo? Che sono due staffer questi. Quanto le devo?
Sono 5.000 dollari. Sì, 5.000 dollari. Ammazza, 5.000 dollari per sta stronzata? Guarda, beh, stronzata. Ho tirato fuori, li può le stronzate sono quelle che vuole, poi... Li vuole cash? Certo, sì, cash. Sarebbe meglio. Cash, certo. Sì, sì, io faccio quello che incassa. Sì, sì, mi fa da contabile il signor. Ok. Quindi li passo a lei, signore? Certo, a lei, certo. Si chiama Carlo, sbaglio. No, mi chiamo Franco. Ah, Franco. Mi scusi, signor Franco. Sì, sì. Grazie. Ecco lei, signor Franco. Se siete di nuovo, veniteci a trovare. Noi siamo quelli del assolutamente, Bennis. Assolutamente, assolutamente. Arrivederci. Arrivederci. Non ho capito chi cazzo l'ha chiamato. Boh, buona serata, signor. Il direttore. Sì, esatto, il direttore. Il direttore, ma veramente non c'è la direttrice al massimo? No, no, il direttore degli idraulici. Voce... Il direttore degli idraulici, sì, sì. Ah, ho sì, capito. Sì, ma sì. Il vostro amico con la maglietta rossa non parla? Come no? Sì che parla. Ah, mi scusi, non l'avevo sentita, non l'avevo sentita. Ah, va bene, comunque, io adesso, signore. Arrivederci. Adesso, io adesso. E faccio il giro. E faccio il giro, voi saltate. Lui ha che deve fare il giro, c'è 90 anni, poverino. No, solo 78. Ma li porta male. Perché ne ho passato 4 anni in prigione. Galeotto? No, non galleggio. Cioè galleggiavo, adesso fatico un po' a nuotare. Alla sua età. Sì. Oh, non salga davanti, porca di quella puttana. Luigi. Andiamo. Guida lui? Sì, sì, guido io, andiamo. Guida lui? Io c'ho un po' di cataratta, ve lo dico. Non sono sicuro, i suoi amici stava dicendo che non, cioè, che neanche noi lo facciamo guidare, quindi penso neanche loro. No, loro non mi fanno guidare perché c'ho la cataratta, non si fidano. E perché noi ci dobbiamo fidare? E che ne so, vi avete messo voi alla guida? Più o meno. Come più o meno? Chi è che mi ha messo alla guida, scusate? Si è messo da solo. Oh, porca vacca, guardate che a me non ho mandato la patente per la cataratta, ce l'ho finta io. La patente o la cataratta? La patente, la cataratta è vera. Ah. Sì, sì. Ci ho sperato per un secondo. Ma dove stiamo andando? Andiamo al custom. Come si chiama? Io mi chiamo Carlo. Carlo? Sì, sono Carlo generico. Non so, magari mi avete sentito insieme al nome di Sergei Popovic. No. Praticamente eravamo nelle Brigate Verdi. Verdi? Sì. In Italia, non so se sapete. Anni 70, più o meno. Gli anni di alluminio. No, di piombo. Ah. Sì. Ho confuso il periodo, allora. Ogni tanto un po' di confusione è possibile. Tutti. Ma no, sono nostri amici questi. Ok, possiamo andare. Venite. Ormai non capisco più niente. Scusa, Carmelo, non eri stato sequestrato tu? No, eravamo andati a cercare dell'uranio più impoverito. E l'avete trovato questo uranio? Purtroppo non l'abbiamo trovato, però ci ho guadagnato 5.000 dollari. Ah, bello. Perché ci ho guadagnato 5.000 dollari? E perché abbiamo finto di essere degli idraulici all'ospedale, abbiamo smontato qualche tubo e ce ne siamo andati. L'abbiamo fatto scappare Albano dall'ospedale prima. Sì, però ci Albano, ma che cacchio Bertu hai fatto? Come vi siete dimenticati Bertu? E non so dov'è. Carlo? Sì. Io a nessuno, lui a me. E se mi dai la roba, io vado a farti fare il bonifico. Va bene, un attimo, sarebbe meglio se te la vanno a prendere gli altri. Mi hanno detto che sai che dov'è. Cavacca. Oh, che cazzo. Oh, ma che fai? Apri il focofano, Non pensavo c'erano i scatoloni. Stava tutto chiuso. Oh, per bene, cazzo. Carmelo Colonnello, non potete andare voi a prendere le cose? Sì. È meglio. Sì, puoi prendere la macchina di acide. State lì, l'ho dimenticata qui. Che troia. Sì, c'ho anche una moto. Va bene, andate voi e le portate ad Esimio. Va bene. Ci sei ancora fra una ventina di minuti che ti faccio fare il bonifico? Andiamo. Sì, sì. A posto. Vai.
Poi ti mando per il messaggio quando sta per arrivarti. Questi c'è un TC scatolo, entra. Eh sì, non c'hanno l'uranio impoverito, purtroppo. Niente? No. Bravo, bravo, Mario. Ma a cosa vi serve l'uranio? Mi serve per fare una bomba atomica. Noi niente, il signore lo voleva. Ma non avevi già una bomba? Ma me ne serve un'altra. Se una non basta a fare paura, ne faccio due. Ma non è un po' pericoloso? Ma intanto ne ho già una, mi basta trovare... a proposito, non è che avete il computer che possa lanciare una testata di lancio di... una testata nucleare? Mario? Sì? No, non ce l'abbiamo. Oddio, ma piovono bottiglie. Ma pure qua, ma porca vacca. Ma chi le lancia, cazzo? Senti, ma eri in elicottero prima, porca vacca? Avete un buco sul soffitto? Diciamo di sì. Come diciamo? Stavo facendo un lavoro. Per chi? Sai che io rubo l'auto, no? Quindi... stavi usando quello per rubarle? Volevo fare una serata alternativa, ma... Ah, ho capito, ci sei finito però. Cambiamento climatico, Sì, non piove più ormai, piove imbottigliato direttamente. Ma lei è della polizia? No, io non sono della polizia, sono del custom. C'è una tenda della polizia. Dove? È vero, c'è il borsone della polizia. Lo so, è la prima cosa che ho trovato. Dov'è il poliziotto? Lui. È nello zaino. Dov'è? Polizia, c'è scritto. Albano. Ma no, Albano non è un poliziotto. Okay, Albano ci ha fatto... Albano, c'ho la tua pistola io. Eccola qua. Senti Mario. Lo minacciamo. Che succede? Scusate un attimo. Una chiamata. Pronto? Sì, mi dica. No, niente, tutto bene. Ci vuole il test per vedere se sono bravi, giusto? Allora ragazzi, dobbiamo fare un colloquio adesso, va bene? Venite con me. La macchina ha un problema. Basta. Sì, arrivo. Ti aspetto qui, Luigi. Metti qui, vado correndo. No, come vuoi andare? Vabbè, venite qua, vieni qua, Mario. Ma ti ha chiamato Luigi? No. Ti sei dimenticato che Luigi è lui? Sì, lui è Luigi. Appunto, vabbè, dai, vieni, ti devo fare un colloquio. Chi fa il bagno, Zenor? Ciao, Kami. Allora, se mi dici pure. Più comodo. Sei comodo terra, va bene. Allora. Sono arrivati anche il colonnello. Aspetta, aspettiamo loro. Vado a chiamarli, stai qua, Il tuo codice bancario chiede se 3316. 3316. Perfetto, vado a posto. Perfetto, venite qua voi due. No, devo farlo fare un'altra persona. Va bene. Bravo, ho capito. Se ne avete delle altre, non preoccupatevi. Appena ce le procuriamo, te le portiamo. Bella. Sì. Venite voi. Ma le abbiamo altre? Sì, lo so, però è meglio tenertele. Dobbiamo fargli pensare che abbiamo uno spacciatore. Ho capito. Ma questi sono dei libri. Ecco. Eccoci qua, dobbiamo fare un bel colloquio, Un altro? Come un colloquio? Siamo full. Adesso che c'è Bertu siamo full. Ma che sono tutti questi libri? Carlo, è inutile fargli un colloquio, siamo a posto. Ma no, ci serve come idraulico lui, Idraulico. Ma Luigi è idraulico, io non so niente. Vabbè, ti insegniamo. Allora, iniziamo. Allora. Chi inizia? Non in coppia. Beh, ragazzo, c'è anche io non lo vedo. Come? Cosa? Non vedo, c'ho problemi di vista io, scusa, sono vecchio. Che cacchio fanno qui? Che sta facendo il bando? Oh, porca vacca, dove è finito il ragazzo? Mario? Ma hai fatto un numero di magia incredibile. Mario? Ho visto la sua presenza qui in giro. Mario, dove sei? Carlo, hai portato un fantasma in questo posto? Mi sa che ne ho portati due. Non è che ci siamo tutti quanti drogati? Forse c'è un fantasma, state pronti. No, lo vede di sinistra. Di nuovo? No, è arrivato Gigi. Oh, dove Gigi. Cazzo sta Mario? Non lo sappiamo. Ha avuto... Dove cazzo è finito, Mario? Doveva andare in bagno a leggere un libro.
Vabbè, allora iniziamo con te. Ti dobbiamo fare alcune domande per capire se sei un buon idraulico per il custom, va bene? L'hanno rapito quelli della Baxter's. L'hanno rapito quelli della... Ok, allora ci serve anche la tua mano, quindi dobbiamo fare il colloquio velocemente. Allora, partiamo dalla più facile. Io non cerco lavoro. Fuori dal letto? Cosa? Fuori dal letto? Devi completare una frase. Fuori dal letto? Non si... Si sta fuori dal letto. Nessuna pietà. Non stanno anche i fermenti lattici. Non è preparato. Mi dispiace. Vabbè, andiamo alla colonnello. Falli la tua in veloce. Balzo perché sono chiuso un attimo nei miei pensieri. Scusate. Va bene, ci penso io alla tua allora. C'è un alto prelato della chiesa e un colonnello appeso a una fune in cima a un grattacielo. Ma impiccati o appesi? No, appesi. Appesi per le gambe. Ok. Sì, e tu hai la facoltà di salvarne uno solo, soltanto uno, perché c'è un tizio che ti punta una pistola alla testa. Se tu provi a toccare la corda del secondo, ti spara. Sì. Ok, chi salvi, il prelato o il colonnello? Il colonnello è degli alpini, Il colonnello, allora. Oh, bravo. Senti, fosse stato della polizia, no. Esatto, ottimo. Giustamente. E devo fare io le domande? Vai. Qual è il tuo tallone da killer? Da killer? Da killer, da... come si dice, Carlo? È da killer, credo, no? Da killer. Qual è il tuo tallone? Ce l'hai il tallone? Ce ne ho due. Ottimo, e sono da killer? Troppi, però. No, aspetta, qual è da killer? Uno o entrambi? Quello sinistro. Ah, va bene, no, sinistro. Noi cercavamo uno col destro. Aspetta, vediamo una... Preferisci panettone o pandoro? È importante questo, A secco, panettone. Se c'è la crema al mascarpone, pandoro. Vabbè, però una bella nuova risposta. Sì, è bella elaborata. Questa... Però questo ragazzo è veramente bravo. Questa mi è piaciuta. Te alla pesca o al limone? Se me lo devo gustare alla pesca, se ho solo caldo al limone. Bella anche questa. Sì, vabbè, ma non è che puoi rispondere ogni volta con entrambe le cose. No, è uno che fa la strada crescente. Perfetto, se sto facendo un colloquio devo essere paraculo. Allora, succo di pera o di pesca? Pera. Ottimo, mi piace quella pera. Niente, no, non ci posso parlare con lui. Vabbè, lascia per noi, allora. Succo di frutta alla pesca, no. Ma ha detto alla pera. Ha detto alla pera? È alla pera. È alla pera. E tu hai detto alla pesca? Mi sono sconfuso. E infatti, quindi la risposta è giusta. No, è sbagliata. È quella pera da vecchio. Scusa, tu sei confuso, lui no? Tu sei Confucio? No. Io sono Carlo. No, io sono... Ma perché mi stai prendendo? Ma io non capisco. Sono mancato una settimana e un casino. Allora, io sono Carlo, lui è Carmelo. Lui è Carlo. E tu sei Carmelo. E io sono sembrato un po' confusi tra di voi. Ma io sono stato al museo interspaziale una settimana. Ma non eri sulla luna. Albano, è quello fuori. È lui. È lui. Dove è andato fuori? È uscito dal castello, vedi là. Vabbè, io sto là fuori a pascolare. Sì. Lui invece è Gigi. Chi è? Oh, porca vacca. Ma cos'è? Non so dire. Porca vacca di cosa? Che succede qua? Mi vuole accoltellare sto... Ma Albano è un bravo ragazzo, giù le armi per piacere, tutti dentro. E fate i bravi se non andate a letto senza cena. Vi presento Albano. Eccolo. Mario, ma perché ti voleva accoltellare? Non so. C'è un coltello, ha detto al bagno là. No, è Albano, non al bagno. Ma aspetta, ma è uno di quelli che fa parte di un club del couscous, Albano? Non lo so. Perché altrimenti ho capito perché lo vuole accoltellare. Allora, possiamo continuare? È proprio necessario. Preferite scopone o briscola? Briscola. Ne sono i due. Non parti col piede giusto, Io te lo dico. Domande, Mario. Sono di due, mi fa schifo tutti e due. Oh signore, qua abbiamo un cretino,
Mario, mi dispiace, ma non ti possiamo assumere. Rispondi, questo non capisce, non capisce un cazzo, eh. Ce l'hai la maglia della salute, Mario? Assolutamente no. Oh, porca vacca, con chi stiamo parlando? Veramente, ma è grave, grave, criminale, veramente. Veramente grave. Sono giovani, sono giovani. Giovani e scapestrati, questi quali vengono i reumatismi tra 10 anni, eh? Fai quella del letto. È giusto, fuori dal letto. Che ci mette così tanto a rispondere, Mario? Mario, sì. Fuori dal letto finisci la frase. Finisci la te. Ma l'hanno già fatto a sta domanda. Come ha risposto lui? Ha risposto in una certa maniera. Male ha risposto? Si è sbagliato. Vediamo se almeno te riesce a farla giusta. Se la faccio giusta, cosa riceva? Ma perché devi parlare subito della ricompensa? Parliamo del presente. È il viaggio la vera destinazione. Ma sei profondo, Carlo. Sì. Vabbè, fuori dal letto? Fuori dal letto. Nessuna pietà. Vedi. Vedi Gigi come si risponde. Tanto. Vedi Gigi, lui, Mario, è un bravo ragazzo. Pandoro o panettone? Oh, cazzo. L'ammazzo, Ma perché? Ma abbiamo fatto guadagnare già 5.000 dollari. Ma infatti, Albano, ma... Cazzo, allora hanno guadagnato, non io. Ma basta chiedere al banco. Stiamo calmi, che qui arriva sempre la polizia. È vero, la polizia. Vado a fare la vendetta lombarda. Ce ne ho 2.000 addosso, ti do quelli. Mi lasci, però. Lascialo, barbone. Non è un barbone, no. Si chiama Albano. Ce ne ho 2.500 addosso, è una torta. Ok, fare fatto. Sì, lasciami andare. No. Ma come fai a metterli a terra se lo stai tenendo? Lasciami. Non li fare mai. Ma perché hai tutto? Ma serviva lanciarlo là. Tutto bene, Gigi? Non so fare di meglio. Ma mi dovevi lasciare, cazzo. Non sono capace. Praticamente devi allentare un po' la presa, togliere il coltello dalla gola e lasciarlo andare. Tieni la torta, mangia, che ti serve. Grazie. Hai visto, così si fanno gli affari. Ma Albano, io ho guadagnato 5.000 senza fare tutta sta cosa, E lui ha un approccio più diretto. Ho capito l'approccio più diretto. Il pistole. Allora, mettiamo via le armi, per piacere. Ma non so se mi fido. Adesso non si fida nemmeno. Ci rendiamo conto di questi giovinastri? Oddio, non mi fiderei nemmeno io. Al loro posto ci avrei già messo un proiettile in testa. Non c'è più rispetto, colonnello. Non c'è più rispetto. Signori, io vado a dormire, che la mia sveglia domani è alle 6. Che devi fare domani? C'è la messa? No, devo andare lunedì, a fare un servizio. Lunedì si lavora, lunedì, Oh, porca vacca, domani dobbiamo lavorare? Arrivano i pezzi. Vado a fare un po' di idraulico. Ciao. Vai. Abbiamo già trovato un idraulico, a quanto pare. Non ci servite più. Vabbè. Mi dispiace, ragazzi, vi assumeremo un'altra volta. Abbiamo perso l'occasione. L'occasione fa l'uomo ladro. Per questo che Albano va rapinato, Io? Sì. Ti stiamo difendendo, Albano, non ti preoccupare. Non fare finta di niente anche tu, Dopo con te facciamo una chiacchierata, Come gli sparate? Come? E chi è che sparate? No, niente. Guardate che io c'ho una bomba atomica, non ho mica paura a sganciarvela in testa. E non sto parlando del suo cazzo, eh. Meno male. Avete visto anche voi quel conetto comparire dal nulla? Anche lì, una che un'altra. No, sono quelli che ci sono al piano di sopra. Accadono ogni tanto, vero? Oh, porca vacca, mi dispiace, Mario. Ehi! Oh, che è successo? No. Mi sa che c'avete qualcuno sul terrazzo che è. Oh, signore, sono quelli della Bugstar. Allora, ragazzi, mi serve una mano ora che ci penso. Pronti, dobbiamo andare a dar fuoco alla Bugstar qua di fianco. Però ha detto che hanno trovato il barbone. Aiuto. Oh, non ti avvicinare. Che fai, ti ripari con me? Allora, sono quelli della Bugstar questi qua, Non vedi, andiamo a spaccargli la faccia, venite con me. Già. Avete un sigaro? Fanno più paura le persone con i sigari. Sì. Me lo puoi dare?
Eh no, non ce l'ho. Ma hai detto sì? No, ho detto un sigaro. Ah, un sigaro, sì sì, mi serve un sigaro, sì, ce l'hai? Una domanda. No, mica giro. Sì. Ce l'hai un sigaro te, Mario? No, no. I sigari sono per i vecchi. Qua ho già denunciato la polizia e questi non fanno nulla, adesso ci pensiamo noi. Non c'è nessuno qui dentro. Sono scappati allora. Io non mi fido più di questo. Non c'è nessuno. Ci serve una tanica di benzina. Ci serve una tanica o una cisterna, la portiamo qua dentro e facciamo saltare in aria il capannone. Ah, palito stanno le cisterne. No, ma ce n'è una pure qua. Ah, ok. Ehi! E che ha fatto? E che avete fatto? Oh merda. Oh porca vacca! A posto. Aspettate! No! Basta, Baghdad qua, colpisce. Ti ho pure bisciato sul locale. Oddio. Signor te, quanto in là si sentono le esplosioni? Non lo so. Mi riparo. Ma avete detto che gira spesso polizia qua? Sì sì. Sentono gli quote. Non so se... Ma no, lo sentivo. Lo sento anch'io, ma non lo vedo. Io non lo sento. È di là, tipo, no? Sì, più o meno. Vabbè. Vabbè, Mario, dai. È ora. Come è ora. Questi qua ci vogliono ammazzare, io ve lo dico, È ora, Mario. È ora? È cosa? Ora di cosa? È ora. Ha estratto la pistola, questo. No, prima voi, no. Abbassa l'arma. Abbassa l'arma. Abbassa l'arma. Abbassa le armi. No, tu prima. Oh, giù, giù. No, tu prima. Giù le armi. Giù le armi. Solo se il tuo... Tutti, al tre, tutti giù le armi, va bene? Va bene. Va bene. Uno, due, tre. E col cazzo. al cinque, al cinque. Siamo gli unici, siamo gli unici di parola, io e te. Chi c'ho dietro? Non vedo. Ascolta, adesso facciamo una bella cosa. Prendiamo le chiavi inglesi e le spacchiamo in testa. Va bene? Aspetta, se no non si è risolta, Ecco, puoi abbassare anche le mani, tranquillo. Non abbiamo i colpi, Jack, Puoi abbassarle, hanno detto, Questi sono criminali, io non mi fido. E manco io mi fido. Perché tu invece? Non abbiamo colpi, per questo spero. Un'altra categoria. Vieni qua, Albano. Sì. Vabbè, senti, avevamo quella cosa in coltello, adesso quando andiamo alla macchina li sentiamo tutti, va bene? Abbiamo un lavoro da fare. Ah, ok. Buon proseguimento, signori, buon proseguimento. Andiamo, vi accompagniamo alla macchina. Ah, ok. Sì. Ma di cosa vi occupate voi della vita? Dite un po'. Nel turbino. Sì. Capisco. Sì, facciamo pulizia. Per quale qualcosa non ti scatta nella macchina prima? Facendo i turbini guadagnate così tanto. Ma che ci sono le scale, Gigi, No, lo rubato. Sì, scusa, che vedevo il barbone correre contro quel coltello. Ma no, è che lui è così, c'ha paura. Mi preoccupo. Solo io ho sentito sparare. È bastato quando me l'ha messo alla gola il coltello. Dov'è Mario? È qua. Arrivederci. Tira fuori la chiave inglese. Non mi pare il caso. Via quel coltello. Cosa abbiamo dettato legge in casa mia? Aspetta, devo un attimo usare il mio ghirardello per aprire la macchina. Bastardo. Sto barbone infame, guarda, becchi una scena che sennò... Mi sta facendo molto ridere questo tipo. Sì. Sì, è nostro. Posso prendermi una ruota? No.
C'è solo una? No. Ah vabbè, allora no. Una mano, si aspetta. Oh, oh porca vaglia! Spara, ma ha fatto malissimo, e spara. Non abbiamo i colpi, non abbiamo. Anch'io. Ma ci hanno lasciato la monnezza qua dentro. Niente. Ho sbagliato. Ma perché ho dei martini? Io non avevo dei martini. Porca vacca, che male che mi hanno fatto. Okay. Andai in ospedale? No, ormai no, andiamo domani. Sta facendo? Non lo so. Cosa fai? No, cercavo di portarla via. Ma sì, ma lasciamo qua, puoi passare... Aspetta! Possiamo fare una partita di calcetto. Senti un po', Carlo, aspetta, senti un po'. Ma domani sì. C'è l'evento del car wash. Sì. E quando pensavi di comunicarla questa cosa? Ma mica l'ho dovuto dire io, ce l'aveva, lo sapeva il CIDE, eh? Alcide quando l'ha comunicato, scusa. E l'abbiamo deciso qua, c'era Carmelo, Alcide e io. Carmelo fa dove andarsene, tipo, e allora abbiamo deciso io e Alcide. E niente, va bene. Sì. Vabbè, domani sera ci sono, quindi a posto. Ma perfetto. Facciamo anche qualcos'altro, magari organizziamo qualcosina. Albano, domani sera organizziamo un qualcosina di simpatico. Tipo? Tipo... Facciamo un car wash con le ballerine, poi facciamo anche qualcos'altro. Ma durante il car wash? Si pensa, invitiamo qua tutta la polizia, così non ci rompono i coglioni da altre parti. Restano solo a fare... Mi piace come idea. Facciamo una rapina a Vanilla. Giusto, perché serve la pensione anche a Corso. A Bertu, serve la pensione. Facciamo così, allora lasciamo qui, tipo al CIDE, perché lui è la faccia della baracca, quindi lui deve restare qui. Sì. E potremmo lasciare qui... Nico, esatto. Nicoletta. E speriamo che ci sia Goffredo. Anche Goffredo. Vuoi capire dove cazzo è andato Bertu? Che tu c'hai il numero di Bertu. No, non ha il telefono. Ma perché non abbiamo mai il numero di nessuno dei nostri amici? Aspetta, mi ha scritto il colonnello. Ma sono io il colonnello. Mi hai scritto A. Senti che ti ho scritto A. E poi ti ho chiamato. Mi hai chiamato? Oh, porca vacca, non ho risposto a una chiamata. Carlo, io ti odio con tutto me stesso. Sei conscio del fatto che stai chiamando me e io ti ho appena buttato giù, vero? Sei te questo, porca vacca, non me ne ero accorto. E niente, quindi domani car wash. Car wash e rapina. E proviamo. Wash rapina. Beh, faccio finta di lavare le macchine e gli apro i bagagliai. Bravo, mi piace questa idea. Però mi sa che non le laviamo noi le macchine, lavano le ballerine. Fai una cosa, Carlo, hai del contante? Cosa? Hai del contante? Ti chiamo questo. Oddio mio! Ma un pirla? Quella macchina è nuova. La conosco, quella macchina. Ma è Goffredo! Ma Goffredo! Buonasera, come state? Va tutto bene, tu? È tutto bene. Dove cacchio sei stato? In ospedale adesso, purtroppo mi ha mosso una specie di pitone, però con quattro gambe. Ah, cavolo. Credo fosse una volpe. Capisco. No, non ho capito. T'ha morso una volpe, quindi sei andato in ospedale? No, sono andato in ospedale, ma ha preso sotto un trattore, non so dove hai sentito volpe. E non segui i discorsi, Carlo. Fabrizio, ti vedevo proprio sveglio una volta. Dopo la vecchiaia che avanzo, magari è l'Alzheimer. Io mi farei fare dei controllini perché è una brutta malattia, te lo dico. E porca vacca, c'hai ragione. Vabbè, lo sai che io ho fatto il medico, sono laureato in medicina, poi ho lavorato per 15 anni a Colorado, quindi. Quindi per esperienza. Sì, poi facevo anche il comico a Colorado, ne ho approfittato, facevo il doppio lavoro. Bello, mi piace. Ma è il comico, esatto, faccio il reparto. E parto cosa? Il comico. Non ho capito, scusa. Ma com'è il tempo?
Il tempo è tiranno, come diceva Saulo. Ascolta, ho preso domani un bel eventino. E quando? Domani. Domani c'è il car wash. Sì, sì. Domani sera facciamo car wash e mentre tutti sono qui a lavare le macchine, noi rapiniamo una banca. Cioè, andiamo a prendere la pensione. Adesso, facciamolo adesso, no? No, adesso. Adesso andiamo a rapinare una banca. No, no, adesso no. Vabbè, tu inizia a aprire le porte, poi... Adesso un po' tardi. Andiamo a banca armata, allora. Ah, guarda, le armi, guarda che bello. E però non ce l'ho io. Eh no, ma ne abbiamo altri. Ce l'ho anche io, eh. No, mi sono bloccato. Guarda qua. Però io non ce l'ho. E perché? Ma lì l'avrai anche tu. L'avrai anche te perfetto, domani. Allora. Ottimo. Ma non quindi sta... l'estremo gesto, signore, non lo faccia. No, no, no. Perfetto. Quindi stavano dicendo che te facevi il comico in ospedale, no? Ma stai scherzando, non ho capito. Io ho lavorato come cassiere per 15 anni, io servivo un pochettino tutta la clientela. Ma dov'è che... Ma te l'ho detto, in costa lavoro. In costa lavoro io. Ah, ok. E quanti clienti servivi al giorno, più o meno? All'incirca 2. E beh, un piccolo villaggetto, era? Beh, era la città più grande del Costa d'Avorio. E niente. Era piccolo il negozio, allora? No, era piccola la clientela. Ah, erano tutti bassi? Beh, sì, non erano altissimi, in effetti. Beh, ma sai che io sono 2,15 m, quindi per me sono tutti un po' bassi, ecco. Non l'avrei mai detto. Lo so, ma purtroppo sono ste scarpe che sono sulla raccolta sottile, che mi abbassano un pochettino. Ci tolgono dei centimetri. Sì. Porca vacca, capita, lo fa. Purtroppo sì, ma questi qui sono dei mocassini, te l'ho mai detto di questi mocassini? No, non mi pare che tu mi abbia detto dei mocassini. Beh, questi sono dei mocassini, beh, speravo li avessi visti nella tua vita, che sono dei mocassini, insomma. Sì, li ho visti. Te li presento, questi sono dei mocassini. Belli, piacere. Ti piace il nostro outfit da mafiosi? Cos'è che mi piace? Il nostro outfit da mafiosi? No. Va bene, niente, però serve per fare i mafiosi. È proprio necessario. Sì. Se serve, allora facciamolo. Dovevamo fare un'offerta che non si poteva rifiutare, però il tipo non c'era. Esatto, non abbiamo potuto fare l'offerta perché c'era proprio mancanza di acquirenti. Vabbè, saperlo, se voleva rifiutare io ho ancora il camion della spazzatura, volendo se serve. Facevi il netturbino? Beh sì, l'ho fatto per una 15 d'anni all'incirca. Io mi faccio tutta la strada ovest della Francia, io lavoravo lì. Capisco. E te sei portato il camion fino a qua? Beh certo, abbiamo fatto un ponte, non te l'hanno detto? No, me la so persa questa. Però poi l'hanno tirato giù, purtroppo con la distensione si è creato il ponte, poi è andata via la distensione, è arrivata quella di Vietnam, mi ha fatto saltare il ponte. Sono cose brutte, porti. Purtroppo è così. Erano tutti giovani poi quelli che lavoravano al ponte, Beh sì, io ho lavorato per quel ponte, ci ho messo una 15 d'anni. Che disagio, si è immaginato. Ma ecco Fredo, ma lo sai chi è arrivato in città? Chi è arrivato? Bertu. È Bertu, quello là che parla solo piemontese. Bertu, quello che parla solo piemontese? Sì. Non mi ricordo di lui. Non mi sorprende la cosa. Poi fa pensare... Non è il signore qui con la barba? No, lui è albano. Ecco, infatti. Non quello che canta, Sì, lui... No, lui canta. È un po' canta. Invecchiato. Allora sparategli in testa, perché se canta ci fa scoprire, lo sparo poi io. Ah, no, è vero, se canta è un problema. Porca vacca, ma cosa che deve scoprire, scusa? E chi siamo? Se facciamo una rapina? No, ma intendo, è con noi lui. Ma poi se canta con gli sbirri. Vabbè, ma una serata karaoke ci sta sempre, Si potrebbe fare. Con gli no, si potrebbe cantare una serata karaoke, me la farei volentieri. Io ho lavorato a Las Vegas come cantante per 15 anni, uno dei casino più famosi. Il Bellagio. Il casino Magnana. E non lo conosco. No. Sì, l'ho sentito nominare, sì. Era grande. Ma il secondo è grandissimo questo casino, c'erano una 15 di piani lì circa. Porca vacca! Bello. E tu cantavi una volta per piano? No, cantavo il 14. Scusi, ma quanti anni ha lei?
Beh, secondo lei quanti ne ho? Si vede benissimo. Eh sì, me lo dica. 27. Okay. Ho iniziato a lavorare a 12 anni. Beh sì, perché mio padre comunque sia, lui cantava lì e quindi è stata una cosa ereditiera, ecco, ereditaria e ereditosa. Ma tuo padre non era giardiniere? Beh sì, l'ha fatto per una quindicina d'anni, prima poi di diventare cantante professionista, ha studiato poi in quegli anni da cantante. Lui era allievo di Frank Sinatra. Sono già 60. No, 15. Sì. Giù di lì, ma non devi tenere il conto. Ma... No, è che i conti... No, No, lo so che non ti tornano, ma... Non devono tornare, ecco. Beh, non sono mica dei boomerang, i conti li fai e poi li dai via. Sì. E te lo dice Goffredo che è stato contabile, eh? Pure? Beh sì, non te l'avevo mai detto. Io ho lavorato alla banca a Venezia, ho fatto l'impiegato, poi sono diventato direttore, ho fatto una quindicina d'anni da direttore e poi mi sono andato in pensione. Sì. Grande direttore. Sì, era conosciuto da tutti ai tempi, quando era un terrorista. Beh sì, però non dire, io non lo conosco questa persona. Eravamo, sì, purtroppo, lo conosciamo noi, eh. È di fiducia. Vabbè, io ho lavorato in Iran per una quindicina d'anni, poi mi sono trasferito negli Stati Uniti appunto per portare a termine un piccolo incarico. Che si chiamava Cobra 15. Doveva ammazzare il presidente. Purtroppo non ci siamo riusciti. No, quel bastardo di Nixon. Sì. Vabbè. E poi abbiamo fatto la contromossa, siamo andati in Russia, è presente Eisenhower? Accitto, sai chi è questo? Quello è che faceva Hercule? Sì, assolutamente. L'ho ucciso io. Porca vacca, questa me l'ho persa. Sì, e poi sono andato in Italia, è presente Pertini? Sì. E Pertini ci giocava a carte poi in un bar che era lì in centro. Ha fatto grandi partite, era molto forte a carte, insomma. Ma quindi già... alla quindicesima mano ho iniziato a vincere io, quindi è andato abbastanza bene quella serata. Quante partite incredibili abbiamo giocato. Ma con chi? Mi sono perso un attimo. Con Ciampi? No, con Cossiga. No, con Ciampi giocava Ruba Mazzetto, però era una capa, giocava Ruba Mazzetto. Lo so. E capita, porca vacca. Io giocavo a golf con Napolitano. Ma stai zitto, perché devi dire cagate? Infatti Napolitano non amava il golf, me lo ricordo. Glielo proposi, mi diceva, guarda, io golf non si so giocare, e si vedeva, l'ho portato una volta, alla quindicesima buca, e se n'è andato, ho detto, non gioco più. Sì. È bello. Ma che hai fatto oggi, Goffredo? E te l'ho detto, sono andato a coltivare le olive. Ah, le olive. È il periodo delle olive, questo. Ma le hai coltivate o le hai raccolte? No, le ho coltivate. Hai piantato delle olive, ok. No, ho preso le olive dal supermercato. Non ci credo, fammi un calcolo, almeno una quindicina di giorni per far uscire i primi ramoscelli. Ah, bello. È sollente. Sì. Ma com'è che si pianta? Io non ce l'ho un olivo a casa. Io so piantare la marijuana. A me chiedi, io non lo so, mai coltivato in vita, niente. Guarda, quella ci puoi provare, ma ci mette una vita, altro che 15 anni. Sì, come non hai coltivato niente? Ma mica oggi hai fatto le olive? No, mai fatte. No, ti sbagli. Ti ho detto prima, ero andato a contattare per una villetta che ho trovato su... Come si chiama quella zona con le villette? Si chiama... Come le si Marche, chiama? Ecco, le Marche. Ho trovato una casa nelle Marche, ho detto quasi quasi la prendo. Anzi, poi sei tornato fino qua, lungo il viaggio. Beh, neanche tanto, c'è l'autostrada che porta comoda. E quella quindicina di ore. Beh, no, quindicina d'ore. Beh sì, all'incirca sia andata e ritorno una quindicina, sì. E porca vacca, lungo, c'è traffico? Beh, dire, su una scala da un percentuale, un 15% di traffico, era molto scorrevole, ti dico la verità. Ah, perfetto, buono. L'altro giorno mi raccontavi di quella volta che hai vinto il Super Enalotto. Quanto hai vinto? Beh, 15 milioni all'incirca avevo vinto, sì, più o meno, ecco. È bello, fortunato. Ma Nell'82 ho vinto 15 milioni di euro, pensate. Nell'82? sì, proprio li ho sperperati tutti, purtroppo c'era quella... Te l'ho detto, no, che avevo preso quella multinazionale di pannolini che volevo farla andare, diventare... Insomma, miliardario, però è andata bene.
Mi si è abbassata subito la richiesta dei pannolini. E porca vacca, non ci sono più le nascite di una volta, eh. No, ma il problema è che erano pannolini per uomini e donne, insomma, piccoli o grandi, insomma. Però ho detto, ma quasi quasi investirei nei pannolini per mucche, però non li ha comprati nessuno. Eh no, è un po' un mercato d'elite. Lo so, purtroppo non ho fatto bene l'analisi, ma c'era quel... come si chiamava? Alberto si chiamava, ecco. Ma aspetta, ma Alberto il contabile dell'ospizio? No, Alberto Angela, che poi ha fatto le trasmissioni. E non si chiamava Alberto, no? Quello dell'ospizio? È quello vecchio, sì sì. Sì, quello là, Eh sì, beh, Alberto Angela è pervenuto da noi, certo. Ah, ok, mi ricordavo bene allora, porca vacca. Sì, sì, lui, beh, poi lo ha fatto un pochettino il divulgatore. Diciamo che molte cose gliele consigliavo io, perché sai che comunque sono laureato in storia dell'arte, quindi un pochettino di nozioni, ecco, sulla parte artistica gliele davo io, di analisi, insomma. Ho scritto molti articoli, certo. Un po' di saggistica e pubblicata a mio nome. No, ma mi pare di averne letto qualcuno, Scritti bene, scritti bene. Le tue ricette, le tue ricette. Beh sì, io suo medico sono stato per una quindicina d'anni, il medico suo. A proposito. Un pochettino di cose, il Viagra l'abbiamo finito. Niente, a proposito niente, Carlo, hai capito, niente Viagra. No, oltre a quello, non è che avete anche un po' di pillole per la pressione? Eh no, se non le ha Goffredo. No, mai avute. Ma non avevi la pressione bassa l'altra sera? Beh sì, ma sono andato dal gommista e poi ho risolto. Scusa, mi sei andato dal gommista quando siamo noi gommisti? Ma infatti sono venuto da voi. Non ti ricordi? Avresti fatto un controllino, secondo me, perché sì, potresti avere l'Alzheimer. Con questa età sei pericoloso. Ma non mi pare che io soffra di Alzheimer. Ti sei fatto controllare? Effettivamente no. Allora non puoi escluderlo. E come faccio? Non ti ricordi neanche di esserti fatto controllare. Oggi sono stato in ospedale. E credi che ti abbiano dato dei soldi pure, secondo me. Non ti hanno dato dei soldi. No, no, ma hanno pagato, ho fatto l'idraulico. Ma... sì, siamo entrati. Ma tu facevi terrorista, cosa ne sai di idraulica? Ma infatti ho fatto finta, ma hanno pagato senza fare nulla. Io me lo ricordo che lo faceva il terrorista, ci siamo incontrati così la prima volta. Io lavoravo, non so se te l'ho detto, in Portogallo, lavoravo praticamente alla Camera di Commercio ed è venuto a fare un attentato. Poi per fortuna sono riuscito a convincerlo a non farlo, ad aspettare che uscissi. E poi da lì è nata l'amicizia, non te l'avevo mai parlato, mi sembra, Giorgio. Eh no, no, ammetto di no. E così. No, non è andata così, Goffredo. Vabbè, ma i dettagli sono minuziosi, insomma. No, perché io qualche piccolo dettaglio. No, perché io l'attentato lo volevo fare in America, non in Portogallo. E lo so, però ci siamo beccati al check-in in Portogallo, all'aeroporto. No, no, a noi ci hanno fermato prima, quando Sergei Popovic è stato ucciso. Ah, prima, è vero, mi sono dimenticato. Sì. Dettagli. Che tu eri nell'antiterrorismo. Sì. No, non eri te nell'antiterrorismo. Chi era quello con i capelli alla Elvis nell'antiterrorismo, porca vacca? Forse ti chiamava Marco. Marco faceva il pizzaiolo, mi ricordo. Ah, è vero, quello là che aveva anche la gamba di legno. Esatto, poi è andato in Danimarca da prima pizzeria. No, è andato in Danimarca. Quello con la gamba di legno faceva il marinaio, quello con la gamba di legno. Ah, giusto, vero. Era una leggenda che usciva, ma in verità lui lavorava in trattoria, poi si è trasferito a fare il pizzaiolo quando ha messo a parte i soldi. Era una leggenda metropolitana che aveva messo lui. Ma non è che perché faceva la pizza da marinara? Beh sì, era una delle sue migliori, certo. Ma andava a contare in giro che lo squalo gli aveva mangiato la gamba, tutte cassate. No beh, lo squalo gliel'aveva mangiata davvero, ma stava pescando le acciughe. Per la marinara, per quello. Capisco. Certo. Guarda che in Danimarca sono pericolosi gli squali. I laghi stanno pieni. Ma io te l'ho detto che io comunque sia controllavo, analizzavo, facevo un lavoro quasi scientifico, ecco, non era proprio il mio campo, però aiutavo un mio amico che lui era un dottore e lui si è specializzato appunto nel controllo, nella selezione, nell'analisi delle balene, che lì sono insomma abbastanza diffuse in Danimarca e abbiamo trovato anche gli squali, pensato di studiare anche loro. Robby, lo so, se vuoi, tanto ne stiamo prendendo tutti. È stato un brutto spettacolo. Ma tra l'altro, lo sapete che non si può mangiare il corno di narvalo? Perché? È perché è duro.
Non è quella, una di quelle robe afrodisia che tipo lo che va grattato sul cibo, se ricordo bene. Ah, non lo so io. Sì, sì, tipo lo grattugi. Ma il narvalo? Sì, mi pare di sì. A quel punto non lo puoi uccidere e cuocerlo? Hai il corno, no? Ma non grattugi il narvalo, grattugi il corno. Il corpo, sì, sì, è quello che vuoi mangiare. No, ma il corno, con la N. Il corpo, con la P, lo vuoi mangiare, sì. Ok, quello lo puoi fare, capito. Non sto capendo. Un accendino, così per chiedere. No, una chiave inglese, la vuoi? Grazie mille, sì. È a quello che mi serviva. Tieni. Grazie. Servo un meccanico. Non ho capito. Mentre pensiero no, ci sono i meccanici che servirebbero. Poi ripetere? No, dicevo che serviva un meccanico a qualcuno, mi è arrivata la chiamata. Se vuoi rispondi. Puoi rispondere. No, ormai ho detto ho rinunciato. E perché? Scusa il tuo lavoro? E perché prima mi ha investito Gigi. Eh sì, però hai capito perché ti ho licenziato. Come mi hai licenziato, scusa? Sì, beh, ti ho licenziato, io non ti ricordo, una quindicina d'anni fa ti ho licenziato, purtroppo c'è queste cose, ogni tanto... Ma sei stato te a licenziarmi, ma come ti permetti? Beh, ho il direttore generale, per forza ti devo licenziare, chi ti deve licenziare? Quello che pulisce, non lo so. Ma non lo so. Che si deve. Ma ti pare normale licenziare un amico di lunga data, Ma all'epoca non eravamo neanche amici, siamo conosciuti una quindicina d'anni dopo. Posso dire, però io mi ricordo che eri arrivato ubriaco al lavoro, non si fa. Ho capito, ma non mi sembrava il caso di licenziarmi, è stata una svista. Ma inizia così, poi diventa tutto un casino, finisci per aver bisogno di un trapianto di fegato per alcolismo. Ah no no, io dei medici non mi fido. E vedi, quindi muori per strada da solo come no, io mi fido dei medici mai. Avete delle pillole per la pressione che l'ho finite? Ma basta, non ce l'abbiamo. E perché mi servono, c'ho la pressione alta io. No, non ce l'ho. Potresti vedere l'armadietto. Per sapere quanto è alta. Ma, non lo so, almeno così, boh. Bisogna fare attenzione. Se sale ancora un pochettino è capace che non ti alzi più, Ah, perché se è alta lei non mi alzo io, se è bassa lei mi alzo io? Che cosa strana. Lui ne sa, È una montagna russa. È direttamente proporzionale, me lo insegnava un mio amico matematico questo termine. Ma chi aspetta? Giacomo? Giacomo Frinzi, esatto. Ah, ok, se stimo lo ricordo. Ha insegnato all'Università di Padova per una quindicina d'anni, quando io all'epoca ero laureando. No, era matematico Giacomo, eh? Eh sì, era matematico, certo. Ah, ok, mi ricordavo bene. Eh sì, ha insegnato all'Università Classica a Padova e insegnava matematica. No, no, non è lui, Giacomo è quello che faceva i conti a poker, che provava a contare le carte. Sì, quello che contava le carte, che l'hanno visitato più volte nei casini. Era l'omonimo, si chiamavano uguali a Giacomo e Giacomo, facevano. L'altro non lo conosco allora, no. Facevano Gigi? Cos'è che facevano? Gigi, Giacomo e Giacomo. Gigi Proietti, un grande amico di famiglia. Te l'hai presentato? No, pace all'anima sua. Purtroppo è un po' tardi. Beh, in effetti, che ore sono? Scusa, fammi vedere. No, sono una passata, in effetti, meglio non questo bar. Perché è morto. Confredo, non so se sei morto Gigi, Ma non è morto, ma figurati. No, no, è morto. Sì, ma l'ho sentito mezz'ora fa, mi ha detto che sarà bene. E sarà morto Gigi. In questa mezz'ora, Non è quel Gigi, allora, Confredo. Dopo che Gigi stiamo parlando? E Gigi Proietti è morto, mi dispiace, Confredo, non so se lo sapevi. Ma chi sarebbe, scusami? Allora a posto, no, non lo conosce, a posto. Gigi Proiettile è un corridore, lui corre tantissimo, 600 metri in 2 secondi. Dentro il proiettile. Ma a proposito, ma lo sapete che Giuseppe è morto? Chi è Giuseppe? Quello elettricista, quello che rifaceva l'impianto della televisione. E com'è morto? È di infarto, settimana scorsa. Ah, meno male, molto bene. Sta un po' sulle palle. Sì. Poi dopo che ci ha provato con la Betty, che ha fatto casino poi con Gigi, che non voleva, è stato un casino, Sì, però lui racconta tante storie, non è vero mai nulla. Chi non ci ha provato con la Betty, scusami? E forse Carmelo no, perché lui stava con la Giuseppina. Sì. E povera Betty.
La Betty, la È Betty. finita in un brutto guaio lei. Quella col ginocchio a punta, la Betty. Sì, quella bionda. Sì, col cane. A proposito, in ospedale abbiamo fatto domande su che fine ha fatto Franca. E cosa ha Franca. detto? Io gli ho detto che ha fatto una brutta fine, ma non ho detto nient'altro. Ma chi ti ha fatto le domande, scusa? Il dottor Koch. Ma quello si deve fare una pelinata di cazzi suoi. Povera Franca, pace l'anima sua. Beh, è morta, sei sicuro che sia morta? Non lo so che fine ha fatto, però ha fatto una brutta fine. Però è sempre stata sincera, dall'inizio alla fine, è sempre stata franca. Sì. Sì. Scusa Albano, sono discorsi da vecchi questi. No, infatti io non capisco molto. Devi fare Mi come tengo me, io mi fuori. ha dato un pochettino loro, che loro ormai sono anziani, vabbè, io vado per i 40, quindi prima o poi mi avvicinerò anch'io a loro. Dopo questa, Carlo, credo che lo picchierò. Ma che giovinotto, lui, quanti anni c'hai? 60, no? Io, 27, l'ho detto prima. Ma io mi ricordavo una Pensate che l'aveva detto 10 sessantina, anni? no? Ha detto. Sì, ho lavorato per 15 anni, esatto. Ho E mi lavorato sarò alla NASA, confuso. pulivo un pochettino tutto, poi sono diventato astronauta. Ma sai che Ero Carmelo è sull'Apollo sulla 15, Luna? non te l'ho detto. No, non me l'avevi detto, eh. Sull'Apollo 15 ero, sì, facevo il gommista sopra. Bello. Ero adatto al cambio gomme. Però non mi ha mai fatto fare niente, andavano perfette le gomme. Ottimo, vuol dire che le avevi montate bene all'inizio, Non l'avevo montata io quella all'inizio, però avevo progettato le gomme, sì. Beh, no? Proprio l'idea di gomma l'hai fatta te. sì, prima erano soltanto, hai presente, no? Quelle cose circolari di legno, no? Che si mettevano nei carri. E Le ruote? le ruote, esatto, gli ho detto, guarda, per me piacciono più morbide. E le ho fatte morbide perché ero un amante dello zucchero filato, ho detto, mi piace il morbido, facciamo delle gomme morbide. Sì. E poi mi dicevi che però il tuo primo esperimento con i marshmallow non è venuto bene, vero? E no, era un casino tirarli fuori. Eh sì. Appiccicavano. Oh, porca vacca, brutta storia, eh? Beh, si era risolto. Allora, Diciamo che anch'io Goffredo, gabavo. io te lo ripeto, domani sera c'è car wash e poi andiamo a ritirare la pensione, E per la pensione ci sono. eh? Oh, perfetto. E anche per il car wash, però, cioè, tutto inizia da qua, poi noi ci spostiamo. E cos'è che sarebbe? E praticamente paghiamo delle ballerine per lavare le macchine alle persone. Mezze nude. E perché me la ritirare la pensione subito? È perché la pensione la ritiriamo con delle armi in una banca contro la volontà degli addetti ai lavori. Beh, ma la pensione è un diritto, si sa. Sì, ma noi non abbiamo diritto alla pensione in questo stato. E È come no? un'espropriazione proletaria la nostra. Allora faremo capire a questo Stato qual è la vera democrazia e quali sono i diritti dei lavoratori che hanno lavorato onestamente almeno 15 anni. Vero, vero, mi piace questa idea. Minimo 15 anni. Va bene, ragazzi, io mi sa che vado a Sì, dormire. penso che andrò anche io, però sono una bella chiacchierata. Sì, Goffredo, mi raccomando, non ti scordare, domani il car wash. Alle 9:30. Sarebbe? Cos'è che È una partita per Iscola, domani qua alle 9:30, va bene? Ah, E sono molto poi bravo, ho pensione per fatto il tutti. campione. Te l'ho detto che io sono andato alle Olimpiadi di Briscola. No, non lo so, ma scusa, mica perdevi Beh, sempre te. sono arrivato quindicesimo, non sono arrivato tanto in alto, però fai conto che eravamo almeno in 815, quindi è andata bene. Bravo, Non bravo. male, non male. Vabbè, io vado, eh. Buonanotte. Buonanotte, Buonanotte. gente, buonanotte. Buonanotte, allora. Buonanotte. Ho questo nuovo audio o no? Povero Porca vacca. Goffredo. Sì, peggiorato di brutto, eh. Però c'è questa costante del 15 che Vado andrebbe sopra, esplorata. buonanotte. Notte. Buonanotte. Vabbè, lo sappiamo che lui a 15 anni ha battuto la testa, no? Sì, poverino, poverino. Oh no. Vabbè. Poveraccio. Magari dovremmo dargli 15 botte in testa, magari si riprende. Potremmo provare, potremmo. Domani alla rapina. Ci Perfetto, pensiamo a domani domani. allora. Ma Buonanotte. facciamo una rapina Non abbiamo tipo. chiesto il suo numero di telefono. Poi è lui quello con l'Alzheimer, non noi. Porca vacca. Cosa volevo dire? Vabbè, dai, lui sa di doversi presentare, in teoria. In teoria, In teoria. speriamo.
Cosa dicevo? Facciamo la rapina da mafiosi domani. Domani, la prima cosa, dobbiamo andare lì al PGM a minacciare di morte l'incontinente. Seconda cosa, dobbiamo andare a prendere la pensione. No, seconda cosa, dobbiamo fare il car wash. E terza cosa, andare a ritirare la pensione. Sì, perfetto. Perfetto, a domani allora. A domani, domani. Madonna Gomez, che bello. Comunque sì, accitto, te che eri una fan di Hercule, Gomez è stato Hercule lo scorso wipe. Lo posso usare secondo voi il medico? Vediamo. Oh sì, top. Qua non mi... Vabbè, chi se ne frega, non ci dai. Io muoio, ma do Vesper, sì. Ma do, fatemi vedere un po' chi raidare. Mi sono divertito veramente tanto stasera. È stato tutto stupido. Tutto stupidissimo. Fatemi vedere un po' chi c'è in live. Madò. Sono uno preferito. Ho riso per 20 minuti di fila. Sono contento. Grazie a Gobez che per 20 minuti di fila è riuscito a fare il cretino. Poi anche grazie a Vacce e Gino che sono venuti lì, mi hanno caricato in macchina. Tutto bello. Niente, non c'è nessuno online che conosco. Non so se... Devo vedere se trovo qualcuno, boh. No, niente. Amici. Quindici minuti. Niente, amici, noi ci vediamo dopo.